Buonasera a tutti, grazie per essere questa sera qui da noi. Abbiamo una serata importante con un argomento importante, un argomento che interessa trasversalmente tutti, amministratori, cittadini, perché il titolo di questa serata è la gestione dei rifiuti, come si può fare, con un esempio importante di dove la gestione dei rifiuti è stata fatta in un modo esemplare. Penso un caso unico, comunque uno dei pochi in Italia, il comune di Peccioli, e qua abbiamo il piacere e l'onore di avere il sindaco di Peccioli, che ringraziamo per essere venuto questa sera a Rivarolo, dove veramente hanno fatto da anni ormai un grandissimo lavoro, e questa sera il sindaco e gli ospiti che saluto, gli ospiti importanti a questo tavolo che sono qui con noi, che saluto e ringrazio, andranno a vedere come con i rifiuti si possono ottenere ciò che forse nessuno di noi avrebbe mai immaginato, un modo virtuoso di andare a fare la raccolta e di smaltire e di far sì che tutto quello che sono i rifiuti possano permettere di ottenere e di far girare l'economia, di fare business. Un tempo, ancora oggi, spesso il business dei rifiuti è visto come un business negativo, ovvero sia dove c'è dentro il malaffare, purtroppo spesso e volentieri anche la mafia. Qua assolutamente non è così, questo è un business positivo, è un modo di far ottenere dai rifiuti ciò che veramente, lo vedremo questa sera dal racconto, lo sentiremo dal racconto dei presenti, una raccolta dei rifiuti di tipo nuovo, di tipo originale per noi, ma un modo di fare la raccolta che in Toscana e a Peccioli lo stanno facendo da diversi anni. Noi purtroppo nel nostro territorio, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, e questi sono dati anche abbastanza recenti, specialmente nei nostri comuni, abbiamo un tasso, una percentuale di raccolta differenziata, ahimè, ancora molto basso. E quindi nel nostro piccolo noi dobbiamo lavorare, dobbiamo fare in modo particolare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per far sì che si debba migliorare questa raccolta differenziata. Io credo che in modo particolare vada fatta a livello delle scuole, a partire da quello che sono i giovani, i ragazzi, a far capire loro quanto è importante fare una raccolta differenziata per evitare appunto che i rifiuti diventino un fattore negativo e non un fattore positivo come a Peccioli. Io ringrazio ancora i presenti, ringrazio naturalmente l'Associazione Canavese Riformista, il suo presidente Lorenzo Nicotra, che ha voluto organizzare questo evento, e lascio la parola direttamente a Lorenzo. Prego. Bello della diretta, scusate, piccolo cambio di programma, quindi io introdurrò subito dopo il primo intervento, per un problema di impegni sovrapposti, cedo subito la linea al quando saremo pronti cederò la linea, perfetto, la cedo, ingegner Marco Tammaro, responsabile del laboratorio T4RM Enea, lo dico in versione sintetica perché il titolo è piuttosto lungo, per cui lascio subito la parola a lui, lo ringrazio per la disponibilità e ci darà tanti consigli utili che vengono dalla ricerca italiana e non vedo l'ora di ascoltarlo. Grazie ancora e godetevi il tuo intervento. Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito sia a titolo personale che a titolo del mio. Grazie innanzitutto per avermi favorito sull'orario. A fine presentazione, se volete, se sono delle domande immediate, sono disposto a trattenermi ancora per rispondere. Vado subito, condivido la slide che ho preparato, ditemi se la vedete e così vado avanti. La vedete, mi date un ok che è visibile la mia presentazione? Adesso sì.
Perfetto. Rifiuti come fonti secondarie delle materie prime e il ruolo dell'economia circolare nella transizione ecologica e casi studio Enea. Innanzitutto consentitemi di dire l'Enea, insomma, è, il solito è conosciuta come per il super bonus, per la detrazione fiscale sugli infissi. Ecco, io faccio parte di un altro dipartimento, il dipartimento che si occupa di sostenibilità, circolarità, adattamento al cambiamento climatico. Noi siamo coinvolti in attività, in diverse attività del settore della ricerca che riguardano la valutazione di impatto ambientale, promuoviamo l'economia circolare. In particolare io mi occupo della gestione dei studi di processi innovativi per dei rifiuti per ottenere materiali, anche se stasera parlerò di una particolare categoria di rifiuti. Mi piace iniziare dicendo che cos'è l'economia circolare. Ecco, il modo migliore è dire che cosa non è. Non è lineare. In un modello lineare abbiamo, di un qualsiasi prodotto, abbiamo tre momenti: la realizzazione, l'utilizzo e fino alla produzione di rifiuto, che questo può finire o in discarica o a produzione energetica. Nell'economia circolare invece questo è solo uno step di un altro processo, dove attraverso dei metodi, preferiamo usare quelli innovativi a basso impatto ambientale, otteniamo dei materiali che possono essere riutilizzati nello stesso processo in altri similari. Questo è un concetto molto semplice, però quando poi lo andiamo ad applicare nella realtà, con tutti i vincoli tecnici e legislativi che questo comporta, le cose si complicano molto. Sulla stessa si può vedere una serie di esempi di azioni attraverso cui si può avvicinarsi a un modello di economia circolare, dove l'obiettivo principale è quello di ridurre i due flussi: un ingresso, quello di utilizzare di materie prime fresche, e ridurre i flussi in uscita dei rifiuti. Questo vuol dire incrementare l'efficienza dell'uso delle risorse, utilizzare processi eco-innovativi, sviluppare nuovi metodi di trattamento dei rifiuti, formazione dei cittadini. Noi lo possiamo complicare ancora di più, questo schema. Le azioni prima dette, poi quelle rappresentate sulla sinistra, a loro volta poi si diramano in altrettante azioni che complicano molto il tutto. Mi fermo qui, potrei andare avanti. Questo per spiegare come un concetto semplice poi possa essere molto complicato nell'applicazione reale. Il Green Deal è un programma europeo che ha come obiettivo il contrasto ai cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, questo vuol dire quindi la riduzione dell'emissione della CO2 e gas serra equivalenti. Questo non si realizza soltanto attraverso la transizione energetica, quindi passando a energie rinnovabili, ma anche agendo sui sistemi con cui noi produciamo anche i prodotti. L'economia circolare sicuramente può giocare un ruolo fondamentale, importante in questo passaggio. Infatti la Presidente Ursula von der Leyen dice che senza i critical raw materials, cioè i materiali, le materie prime critiche, non ci può essere transizione. Cosa vuol dire? L'accesso a queste risorse è una questione di sicurezza. Noi nella transizione energetica comporterà un aumento di tipo esponenziale della domanda di determinate materie prime, e tra queste materie prime critiche. Per cui l'Europa ha visto che c'è un rischio, cioè noi abbiamo il rischio di passare da una dipendenza, quella dei combustibili fossili, alla dipendenza dalle materie prime critiche. Marzo del 2023 è uscita una proposta di regolamento che poi è stato approvato a dicembre del 2023, che è un regolamento, il Critical Raw Materials Act, che ha proprio l'obiettivo di porre le basi per le prime misure per non correre questo rischio. Qual è l'obiettivo? È quello di cercare di produrre almeno il 10% di materie prime all'interno dell'Europa, ovviamente mediante azioni miniere. Ridurre la dipendenza da un unico paese, quindi cercare di porre dei paletti al massimo del 65%, e poi almeno il 15% delle materie prime critiche devono essere ottenute attraverso il riciclo. Questo è un tema estremamente importante che vede anche istituzioni come il Ministero del MIMIT e il MASE impegnato in realizzazione di tavoli tecnici, in cui facciamo parte anche noi, ne coordiniamo due, in cui si discute le azioni da mettere in campo nel prossimo futuro, proprio per scongiurare questo rischio. Questo per farvi dare un'idea di quanto questa materia è importante. Ma che cosa sono le materie prime critiche?
È una categoria di materie prime particolare che ha due requisiti. La prima è che ha un'elevata domanda, quindi c'è una richiesta molto elevata. La seconda è che per motivi di tipo geopolitico, non per quantità presente sulla superficie terrestre, motivi geopolitici, il suo approvvigionamento è a rischio. E ovviamente poi a fianco a questi due requisiti per un altro che non vi sono dei sostituti validi, per cui solo quel e quel tipo di materia può essere utilizzata. Ogni tre anni, dal 2011 in poi, la Comunità Europea pubblica un elenco. Nel 2011 abbiamo iniziato con circa 14 materie prime critiche, nel 2023 sono diventate 34, cioè materie che sono a rischio approvvigionamento. Di queste 34 sono state individuate 16 strategiche, che sono materie che sono per la loro importanza estremamente strategiche per l'economia europea, perché vengono utilizzati in settori strategici, come la difesa, l'aerospazio, ma anche le funzioni di energia rinnovabile e digitale. Giusto per fare un esempio delle materie prime strategiche, vi sono anche il rame e il nickel, quest'ultimo utilizzato nella produzione di batterie. In rosso sono quelle riportate, quelle che si sono aggiunte rispetto al 2020. Quindi ogni tre anni questa lista si allunga sempre di più. Ogni volta che si allunga aumenta il rischio di rimanere la nostra dipendenza da determinati paesi. In questo grafico vedete, in rosso ci sono le materie prime critiche e in blu invece ci sono quelle escluse, perché ovviamente per individuare questo elenco di 34 materie prime la Comunità Europea si avvale poi di diversi studi, cui anche noi facciamo parte. Sono state analizzate fino a 70 materie prime che devono rispondere a determinati requisiti. Se superano questi limiti entra a far parte delle materie prime critiche. Fanno un'eccezione, come ho detto prima, il rame e il nickel, che pur non essendo già rispetto a determinate condizioni, sono comunque considerate di tipo strategico. Quindi c'è dietro un grande sforzo, un grande studio. In questo grafico ho rappresentato la colonna di sinistra, ci sono un elenco di queste materie prime critiche, alcune hanno un nome abbastanza strano e poco comune. Al centro ci sono le tecnologie in cui vengono utilizzate queste materie prime critiche, a destra ci sono i settori. Vedete, c'è la produzione di energie rinnovabili, la mobilità elettrica, la difesa e lo spazio. Quindi da qui si può capire l'importanza che rivestono. Questa slide, ho riportato la mappa, l'ultima, esattamente al 2023, delle miniere nel mondo di materie prime critiche. Ecco, subito salta all'occhio due aspetti. Innanzitutto che in Europa non ce ne sono o ce ne sono pochissime. E l'altra è che la stragrande maggioranza, qui le cosiddette terre rare, sono presenti in un paese, e questa è la Cina. Quello che dicevamo prima, ecco, questi sono i motivi geopolitici, per cui sono concentrati per motivi geologici in determinate aree, e questo rappresenta un forte rischio, perché rappresenta una forte dipendenza dall'importazione da quel paese, che si traduce poi in una sorta di monopolio anche nella produzione dei device che dipendono da quelle materie prime. In questo articolo tratto dal Sole 24 Ore, vedete in giallo è la Cina e in nero c'è l'Europa. E sulla sinistra ci sono diversi settori: fotovoltaico, l'eolico, le auto elettriche. E sono tutti settori che sono destinati a crescere, che sono grandi, grandi consumatori di queste materie prime critiche. Quindi quali sono le nostre risorse? Ecco, un contributo importante, ovviamente non per sostituto, può essere i rifiuti, da cui si è coniato il termine di urban mining. Le nostre città sono destinate a crescere, a diventare città abitate da milioni di abitanti, e sono grandi produttori di rifiuti che attraverso dei progetti di eco-innovativi a basso impatto ambientale, questo è un tema a noi ricercatori molto caro, può dare, restituire tanti di quei materiali di cui sono fatti. Tra questi riveste una particolare importanza, quello su cui vorrei parlare, e sono i RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, che sono quelli che derivano dagli AE, dalle apparecchiature elettriche e elettroniche, quelle che noi utilizziamo sempre di più, sono sempre più presenti nella nostra vita, si dividono in 5 categorie. Sono particolari perché attualmente sono quelle che nel mondo rappresentano il più grande tasso di crescita, ne produciamo sempre di più, e quelle che presentano
uno dei più bassi rate di recupero, cioè ne produciamo tanti di rifiuti, ma ne recuperiamo, si stima a livello mondiale, intorno al 20%. Solo che se non ci sono tanti canali illegali, se non vengono raccolte, recuperate, trattate bene, non solo sono una risorsa sprecata, ma possono essere anche un problema di inquinamento. Il decreto 49 del 2014, che recepisce la direttiva 19 del 2012, pone una serie di limiti, una serie di condizioni al recupero. Noi siamo adesso nel regime che porta all'85%, impone l'85% del recupero in peso. Questa slide vi è molto schematicamente, concentriamoci su quella di sinistra, sugli AE domestici, quelli che conosciamo meglio. È la filiera degli AE, dalla produzione al consumatore. Vedete, la linea nera è quella che demarca il confine tra AE e RAE. Chi è che decide quando un AE diventa un RAE? Siamo noi, il consumatore, che decide quando quell'oggetto è diventato un rifiuto, e il modo in cui lo fa, il modo in cui lo smaltisce, influenza tutto il resto. Uno degli altri punti critici è l'impianto di trattamento. In Italia siamo molto bravi a fare il pre-trattamento, trattamento di tipo meccanica, siamo un po' meno bravi a fare il trattamento terziario, quello, diciamo, di tipo idrometallurgico, tanto per fare un esempio, per recuperare i metalli da matrici complesse come le schede, ad esempio le schede elettroniche. Ci sono stati dei finanziamenti, il PNRR ha finanziato delle misure su questo tema specifico, però bisogna vedere, insomma, quanti arriveranno a termine, tenendo presente che il termine ultimo è il 30 giugno del 2026. Noi poi abbiamo fatto, ci siamo concentrati, noi come ricercatori, sia sul sistema di trattamento, ma anche sulla raccolta, perché se non vengono raccolti bene i rifiuti, non riusciamo neanche a trattarli. L'Europa ci pone un limite del 65%, un obiettivo del 65%, calcolato come rapporto tra quanti ne vengono raccolti gli ultimi 3 anni e quando ne vengono prodotti. Noi certamente in Italia siamo sotto il 40%, non ne riusciamo a raccogliere molti, e sembra che ognuno di noi ne ha tra i 4 e i 6 kg di RAE a casa. Li tiene in casa non perché o non sa smaltirli, oppure per una questione di pigrizia. E abbiamo fatto un progetto, il progetto INNOVI, che è iniziato nel 2018 fino al 2021, che si è proprio concentrato su questo aspetto qui, sulla raccolta dei RAE. Vedete, nella filiera dei RAE ci siamo contati sul quadrante in alto a destra. Come? Era un progetto che coinvolgeva tre città, una nel Regno Unito, una in provincia di Trento e un altro nel sud Italia, nella provincia di Salerno. L'obiettivo era quello di utilizzare modi diversi per aumentare la raccolta. L'Enea ha coordinato il pilota di Cava di Tirreno, cittadina in provincia di Salerno, da cui vi sto parlando, e l'obiettivo era quello di raccogliere RAE e AE. Noi abbiamo realizzato questo smart bin, vedete sulla destra, questo raccoglitore che interagiva direttamente con l'utenza. Perché oggi, se uno vuole conferire un RAE, messo che sappia che quello è un RAE e sappia che va non buttato all'indifferenziato, ma va raccolto in maniera separata, deve andare verso l'isola ecologica, negli orari e nei giorni stabiliti. Invece questi contenitori che abbiamo realizzato potevano essere disponibili quasi H24, nel senso che era un ambiente protetto, tipo centri commerciali, città del comune, dove il cittadino si recava e si rega, perché sono ancora funzionanti e presenti, poteva conferisce il proprio RAE e riceve in cambio uno scontrino in cui sono riportate delle informazioni sul risparmio in termini di evitare emissioni di CO2 che legata a quel gesto. Poi durante il progetto noi abbiamo fatto anche un'operazione di marketing, di comunicazione, abbiamo legato ogni conferimento allo scontrino un modo di avere uno sconto verso i sistemi commerciali, abbiamo fatto degli eventi, anche il sottoscritto si è prestato a fare delle interviste sui social, perché la comunicazione, l'informazione del cittadino è fondamentale. Questo è giusto per farvi un esempio, non mi dilungo, ma si dimostra attraverso gli studi di LCA che la raccolta corretta, virtuosa dei RAE rispetto al tenersi in casa
un piccolo tesoretto di 4-6 kg che dicevo prima, o peggio ancora che conferirli in discarica, quindi in maniera solo sprecando ma causando anche un danno, sia anche un risparmio in termini di CO2. Concludo questa presentazione facendo un caso di esempio di pannelli fotovoltaici. Qui invece rientriamo un po' nella questione delle tecnologie di trattamento dei pannelli. Questi sono produttori di energia elettrica rinnovabile che sta aumentando tantissimo e destina a crescere sempre di più. Secondo gli studi, entro il 2050 avremo fino a 78 milioni di tonnellate di rifiuti, perché ovviamente legate all'espansione dei pannelli fotovoltaici vuol dire che a fine vita, dopo 20-25 anni, si avrà un rifiuto. Per contenente delle materie prime importanti, sia critiche che non critiche, per un giro di affari di una quindicina di miliardi di dollari. Qua ho riportato un esempio, adesso farò un esempio di qual è il potenziale tesoro in termini di materie di questi particolari rifiuti, particolari RAE. Qui è riportato l'andamento dell'installazione dei pannelli fotovoltaici in Italia dall'85 al 2022, qui l'innalzamento dopo i primi anni 2000, quando c'è stato il primo conto energia. Se noi prendiamo che l'ipotesi teorica abbastanza vicina alla realtà, per ogni megawatt installato si producono a fine vita circa 80 tonnellate di rifiuto. Poi su fine vita si può discutere che in alcuni casi per motivi economici spesso è che si cambi i fotovoltaici vengono dismessi molto prima della fine tecnica naturale. E possiamo avere una previsione, come ho riportato in questa slide, della quantità di rifiuto che verrà prodotto nei prossimi decenni, solo in Italia e solo perché legata a questa particolare categoria di RAE. Se noi adesso prendiamo una composizione tipica di un pannello, il pannello fotovoltaico ha una composizione variabile, però grosso modo è un 70-75% di vetro, un 10-15% di alluminio, poi c'è il polimero, il silicio, il rame, e lo andiamo a incrociare con i dati precedenti, otteniamo questa proiezione, cioè la quantità di vetro, alluminio, rame, argento, silicio che può potenzialmente essere recuperata solo da questa categoria di RAE, solo in Italia, nei prossimi decenni. Quindi questo dà l'idea del potenziale, dell'importanza, del valore che hanno i rifiuti, in particolare dei RAE. Noi come NEA insomma studiamo questi processi, abbiamo un brevetto su questo che sfrutta bassissime temperature, che l'aspetto del basso impatto ambientale per noi è molto importante, è un brevetto fatto con una ditta esterna, e chi vi parla è l'inventore di parte NEA. Concludo dicendo che sicuramente l'economia circolare gioca un ruolo fondamentale nella transizione ecologica e che i trattamenti di RAE destinati al recupero può fornire un contributo importante, visto nell'approvvigionamento delle materie prime. Ho cercato con questa presentazione di darvi un'idea dell'importanza che rivestono i rifiuti, prendendo come ad esempio solo una particolare categoria di rifiuti. Sicuramente una delle criticità è la raccolta, che questi flussi vanno intercettati, e sicuramente l'offerta impiantistica anche in Italia va migliorata. Il PNRR approvato in tal senso a muoversi in questa direzione. Sicuramente non sono da trascurare anche per il futuro, per favorire l'utilizzo di materie prime seconde, cioè di materie prime derivanti da queste fonti secondarie, agevolazioni fiscali in modo tale da favorire la diffusione del mercato. Io vi ringrazio dell'attenzione e se volete sono disponibile a rispondere, se ci sono delle domande sono qui, altrimenti sarò disponibile tramite l'organizzatore a rispondere anche successivamente. Intanto la ringrazio e invito tutti i partecipanti a fare un applauso al dottor Tammaro.
Grazie. La ringrazio sia per la disponibilità che per aver siamo riusciti a trovare una quadra nonostante le difficoltà, e sono contento. Io volevo sicuramente raccoglieremo nelle prossime settimane, come le avevo già anticipato, delle domande che ci sono già arrivate e le volevamo racchiudere in un documento che le avremo mandato, così da ricevere le sue risposte e preparare poi a nostra volta un documento da far girare tra tutti quanti, perché è una questione anche di educazione civica e di educazione ambientale. L'ultima cosa che le volevo dire, il progetto, quello che voi avete sviluppato in tre città, è replicabile se riusciamo a convincere gli attori istituzionali anche a fare delle piccole sperimentazioni in dei comuni come possono essere Rivarolo, Castellamonte, Quarnier? Quindi se quel cassonetto, non lo sto dicendo sicuramente col termine giusto, ma se è replicabile, se ci fossero le condizioni per poterlo fare. Allora, questi sono progetti finanziati dalla Comunità Europea e si chiamano pilota proprio per questo, perché l'obiettivo è quello di dimostrare la fattibilità di un'idea che c'è alla base. Mi risulta che entro 2025 comunque i comuni dovranno attrezzarsi per raccogliere i RAE. Questa è un'idea. Non è l'unica per accogliere, e sicuramente si deve tentare di replicare in altri contesti, magari non con gli stessi smart bin o con un altro strumento finanziario. Il nostro obiettivo non è, anticipo eventuali domande, il ruolo Enea non è quello di vendere gli smart bin, ma quello di vendere l'idea, divulgare l'idea. Poi siamo disponibili a fornire il supporto, se richiesto, per come l'abbiamo implementato, anche a raccontare magari più nel dettaglio come abbiamo fatto. Io ho sintetizzato in poche slide un progetto di 3 anni, che nonostante il Covid siamo riusciti a portare a termine con risultati molto interessanti, tant'è vero che il comune di Cava dei Tirreni ha voluto trattenerli ancora di sé facendo un accordo con Enea, e attualmente li usa. Allora vuol dire che se ci sono voluti 3 anni dobbiamo già partire con le idee e a programmare magari degli incontri anche virtuali, diciamo, nei prossimi mesi, per provare a vedere se si possono gettare le basi per qualcosa di concreto. Quindi voi lanciate l'idea, noi cercheremo di fare da facilitatori per trovare le altre componenti. Il nostro compito è quello di, stavolta con questo progetto ci siamo un po' messi in discussione, no? Siamo un po' usciti dal nostro ambito, che è quello dei laboratori, degli impianti, proprio perché per affrontare un aspetto, uno step molto importante, quello della raccolta, che a mio avviso è il primo step del riciclo, che se una raccolta non è fatta bene il riciclo non può funzionare. Quindi è la nostra idea, è poi di divulgarla il più possibile. Io vi ringrazio ancora per questi complimenti, per queste iniziative veramente lodevole, perché i comuni sono veramente il motore che deve portare avanti discorsi come questi, come l'economia circolare e la raccolta dei rifiuti e tutto quello che da esso ne deriva. E mi scuso se non posso trattenermi. No, ci mancherebbe. Come le ho detto, noi raccoglieremo eventuali domande, sia dovessero sorgere qui in sala, sia dovessero arrivare da chi ci sta seguendo in diretta o nei prossimi giorni. Ma, ripeto, sono sicuro che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, noi solleciteremo Enea per cercare di aiutarci a gettare le basi per poter fare una sperimentazione simile anche dalle nostre parti. Io la ringrazio davvero per la disponibilità, e mi fa piacere aver potuto portare la voce di Enea qui da noi, e quindi nel ringraziarla ancora l'augurio di a presto e a risentirci. Grazie, buon proseguimento dei lavori, grazie e saluti a tutti. Grazie ancora, grazie a lei, salve. Quindi c'è stato un piccolo cambio di programma, adesso riprendiamo con la programmazione che avevamo già prestabilito. Mi alzo così magari mi vedete un po' tutti, anche se da lì si vede. Comunque, buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui, ringrazio il sindaco Alberto Rostagno per l'introduzione e le belle parole, ringrazio tutta l'amministrazione comunale di Rivarolo, in particolare il SUAP, il Servizio Affari Generali, sono stati molto pazienti
nei nostri confronti, nell'organizzazione di questo evento. Molto rapidamente, io mi chiamo Lorenzo Nicotra, ho l'onore e l'onere di essere presidente dell'Associazione Canavese Riformista. Non sono l'unico qui presente stasera, voi vedete me. Mi devo spostare un po' più in qua, scusate, se mi metto in mezzo. E non sono solo stasera, quindi voi vedete me, ma naturalmente, come potete immaginare, c'è un lavoro di settimane e mesi alle spalle. Quindi voglio ringraziare tutti gli appartenenti, i soci fondatori di Canavese Riformista. Molti sono qui stasera: Davide Aiesi, Andrea Configliacco, Emanuela Favazzi Mollica, Elisa Troglia, Sandro Maffei, Loris Garbuggio, sicuramente Moreno Allamprese, mi starò dimenticando qualcuno, mi perdoneranno. E allora, come nascono i nostri eventi? Dall'applicazione di un concetto che è forse banale anche, che è questo, perché noi pensiamo che l'unica maniera per risolvere può venire come un evento tramite quello di stasera o tramite le nostre riunioni mensili. Noi ci incontriamo quasi regolarmente il primo lunedì di ogni mese e dai nostri discorsi, dai nostri scambi di idee nascono anche questi eventi che per noi servono innanzitutto a noi, perché anche noi abbiamo imparato durante la preparazione di questo evento, avevamo già delle idee, ma siamo stati particolarmente felici di essere sorpresi da quello che abbiamo scoperto durante questa ricerca. E molto semplicemente, il riflesso condizionato qual è? E vengo all'evento di questa sera. Tutti noi viviamo come cittadini, alcuni come amministratori, la raccolta dei rifiuti, la gestione dei rifiuti che avviene da noi. Quindi noi volevamo portare tutti gli esempi possibili e immaginabili. Alcuni saranno presenti qui fisicamente, altri li vedete nelle prossime settimane, visto che non riuscivamo ad ospitare tutti quanti. E molto semplicemente, quindi, qual era l'obiettivo? Farvi vedere che in Italia abbiamo tutti gli ingredienti per poter gestire i rifiuti senza bisogno per forza di andare all'estero. È un riflesso condizionato quello di andare all'estero, quello di pensare che all'estero siano sempre più bravi e noi invece non siamo più capaci a far niente. A volte è la quotidianità che ci ricorda che l'estero a volte sono più bravi di noi. Questi sono i cassonetti che io vedo tutte le volte che vado a trovare mia cognata in Svizzera, quindi anche la quotidianità a volte ci porta a pensare che all'estero sono più bravi di noi. Questi cassonetti che vedete qui sono a ribaltamento, per cui c'è una cisterna sotto, si può conferire solamente con i sacchetti che vengono forniti dal comune, e quindi è un bassissimo impatto visivo, perché sono molto semplici e vi posso garantire che anche passandoci a fianco non li si nota poi così facilmente, e non c'è molta dispersione di odore per come sono costruiti. Ma nonostante la quotidianità ci porti a pensare che all'estero sono bravi, noi in questi mesi abbiamo potuto approfondire tutta la filiera italiana dei rifiuti. Avevamo un pallino che è il sistema Peccioli, siamo contenti questa sera di potervelo portare qui, ma abbiamo potuto approfondire. Non è l'unica realtà quella di Peccioli italiana virtuosa, ce ne sono tante altre, tantissime sono le aziende che operano nella filiera dei rifiuti. Voi ne vedrete qui stasera due, ma in realtà sono centinaia e migliaia le aziende italiane, sono distribuite in tutto il territorio nazionale, dal nord al sud. Stasera vedrete qui due aziende, una di Riccione e una di Torino. E niente, quindi noi vorremmo semplicemente far vedere, ci sono gli ingredienti per poterlo fare, ci vuole la volontà, ci vuole lo sforzo da parte di tutti, anche di noi cittadini, che abbiamo tutto il diritto di lamentarci, ma contemporaneamente non abbiamo solo i diritti, abbiamo anche il dovere di dover fare il massimo che possiamo nella raccolta differenziata, aiutare le imprese, i comuni e tutte le persone che sono coinvolte, gli enti coinvolti e che devono prendere le decisioni. E noi, come associazione, nel nostro piccolo, stiamo cercando di portare un contributo sia per i cittadini che per gli amministratori, e che questi esempi siano di ispirazione, perché abbiamo tanti anni da recuperare. Come vedrete dagli esempi di questa sera, quello che vedrete è il loro passato, il loro presente, vorremmo che fosse il nostro futuro, per cui
mi chiudo qui perché vorrei introdurre il primo ospite proprio con queste due parole che valgono per il primo ospite ma per anche quelli successivi. Abbiamo gli ingredienti, questi sono i due ingredienti che devono mettere i cittadini ma soprattutto gli amministratori e chi ha il dovere di prendere delle decisioni e di prenderle nella maniera migliore possibile. Per cui con un grande onore e tanta felicità anche da parte di chi mi conosce bene, perché sono forse più di 10 anni, in primis mia moglie, che mi sente parlare di questa discarica, e quindi do subito la parola e mi fa piacere averlo ospite qui che ha accettato il nostro invito, a Renzo Macelloni, che è il sindaco di Peccioli, un paesino in provincia di Pisa, principale artefice del sistema Peccioli. Vedremo un breve video che vi fa vedere in pochi minuti cosa è riuscito a combinare questo sindaco e la sua amministrazione e tutte le persone che gli sono andate dietro. Per cui lo ringrazio, un applauso al sindaco, vediamo un video e poi sentiamo la storia direttamente da lui. Grazie. Colline, arte, natura, sorrisi, occhi. Cos'è successo a Peccioli? Tutto ha inizio con una discarica. 30 anni fa fu deciso di ottimizzare gli impianti di smaltimento di rifiuti presenti nella regione Toscana e quello del comune di Peccioli era destinato alla chiusura. Il futuro di Peccioli sembrava già segnato, ma spesso il destino si distrae. Serviva un'idea, piccola e semplice, ma che profuma di rinascita. Una presa di posizione contro l'indifferenza. La discarica non si tocca. A Peccioli hanno avuto l'intuizione e il coraggio di gestire un servizio così indispensabile e oneroso. Un impianto di smaltimento va gestito e amministrato ogni singolo giorno, da quando il sole sorge a quando muore. Così nasce la società che si occupa di tutto questo, la Belvedere S.p.A., per garantire una corretta gestione ambientale ed economica. Di proprietà del comune di Peccioli e di 800 piccoli azionisti, tutti cittadini del borgo, la Belvedere S.p.A. è una public company locale unica nel suo genere in Italia. Le risorse economiche ricavate vengono investite sul territorio. Tutto ciò ha permesso di intervenire a favore delle famiglie più bisognose, mantenendo basso il costo della vita e dei servizi. Qui sono state realizzate grandi opere di interesse pubblico e sociale, come il recupero del centro storico, senza modificare o disperdere le testimonianze del passato. La storia aveva già consegnato a Peccioli un prezioso tabernacolo di Benozzo Gozzoli nel 1479. E questo ci ha insegnato a investire anche oggi nell'arte, dando spazio a nuovi talenti e grandi artisti. Anche David Tremlett ha portato i suoi colori e le sue forme dentro la discarica, proprio lì dove tutto è iniziato, proseguendo nella stradina magica del borgo di Ghizzano. Nasce così il MACCA, un grande museo a cielo aperto di arte contemporanea, con occhi al passato e la mente al futuro, che ci ha guidato nella costruzione delle opere pubbliche, per rendere funzionale il centro storico medievale, affidandoci all'architetto Mario Cucinella, che ha ridato vita al Palazzo Senza Tempo, con una grande terrazza che si affaccia sulla vallata. Il posto perfetto per ammirare tutto il verde della Toscana, quello più ruvido e autentico. Alessandro Magno, che non è mai stato a Peccioli ma l'avrebbe amata per la sua visione d'insieme, direbbe che dalla condotta di alcuni dipende il destino di tutti, quel destino distratto che quando oggi passa di qui si toglie il cappello. Se non ci credi, vieni a Peccioli, vieni a casa. Buonasera, e grazie dell'invito e anche di questa presentazione. Allora, stavo ridendo perché poi in fondo questo richiamo, se non ci credi, vieni a vedere, è un po' rufiano, lo capisco.
Comunque lì, a parte l'enfasi, questo è un video che abbiamo presentato perché l'abbiamo portato a Venezia. Noi siamo stati per 2 anni a Venezia alla Biennale dell'Architettura, il primo anno all'interno del Padiglione Italia come comune testimone di resilienza, e quest'anno, e questo è il video di quest'anno, eravamo presenti all'interno di 2 stand, uno di San Marino e uno con la New York Tech, dove presentavamo alcune cose nostre insieme a questi, in modo particolare alla New York Technology, è un'università di New York con la quale abbiamo rapporti e contatti, e il prossimo, fra un mese, saremo là all'Istituto Italiano di Cultura e da loro a presentare il nostro sistema. È una richiesta che ci ha fatto l'Istituto Italiano di Cultura perché ritiene che questa esperienza sia, come dire, rappresentabile all'estero come elemento di valore. Detto questo, scusate, la voce stasera non è nella migliore forma, però noi, il fatto che noi si parli di rifiuti in questo caso è fondamentale ma casuale. Noi ci siamo trovati nel percorso della nostra attività amministrativa, direi quasi all'inizio, ci siamo imbattuti in una discarica che doveva essere chiusa, come tante altre in Valdera, 40-50 discariche, ogni comune aveva una discarica, in un comune c'erano 2, 3, 4, quindi noi dovevamo chiudere. E da quella chiusura ci rendemmo conto che chiuderla voleva dire semplicemente cessare i conferimenti, era una discarica non gestita come nessuna discarica all'epoca, si tratta dell'88 era gestita, quindi era un mondo totalmente diverso. E da un'osservazione banale sulla discarica c'era una pozzanghera, e io gli chiesi: ma cos'è questo? E mi disse: beh, c'è percolato. Io non sapevo cos'era il percolato, quindi poi abbiamo capito cos'è. Questo dice: se va nelle falde acquifere inquina. Dico: ma da qui poi ci va? Dice: eh sì. E quindi dovevamo bonificarle, per bonificarle ci vogliono tanti soldi, cosa impensabile per un comune come Peccioli. Questo era un po' il punto di partenza. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo, e qui il primo elemento che poi dopo tutto il resto si giustifica e si sceglie. Scusate, io non so se sentite bene, ma mi sento, no, va bene. Cioè, l'approccio pragmatico. C'è un problema e dobbiamo risolverlo. Come facciamo? Questo è la banalità, però abbiamo capito poi che questa banalità su certi temi è quasi rivoluzionaria. Quindi siamo partiti così, e quindi abbiamo fatto il primo intervento di bonifica recuperando 9 volumetrie, perché non avevamo soldi per fare questa bonifica, ci voleva, all'epoca spendemmo 4 miliardi di lire, il Comune di Peccioli aveva la possibilità massima di spendere 500 milioni all'anno di mutui per fare tutto. Quindi vi immaginate se qualcuno avesse pensato di spendere quei soldi dove, per cosa, per un rischio che nemmeno percepivamo così bene. Quindi la regione ci ha aiutato, l'unica prima volta ci ha aiutato, e gli abbiamo detto: benissimo, troviamo 9 volumetrie, bonifichiamo tutta la discarica esistente e nelle 9 volumetrie recuperiamo una parte dell'emergenza dei rifiuti toscani, che nell'88-89 portava rifiuti in Puglia perché fermato il bruciatore che inquinava non sapeva dove portare i rifiuti, e quindi noi così ci, come dire, inserimmo in questa emergenza, in questa doppia emergenza, e da lì siamo partiti. E da lì, ovviamente, vi dico brevemente cosa abbiamo fatto. Siamo partiti con l'idea di gestire bene l'impianto, il primo elemento era gestirlo bene, capendo che potevamo avere anche delle risorse, quindi si capiva che potevamo anche, quindi, risolvere qualche altro problema. Appena partiti ci siamo resi conto subito, studiando il caso, che l'ampliamento, che il risanamento, l'ampliamento che avevamo fatto era 500.000 metri cubi, che sembrava anche tanto per l'epoca, però capimmo che quello che avrebbe prodotto biogas e percolato erano 2 elementi in negativo, cioè il percolato perché andava smaltito e il biogas perché, essendo recuperato, ovviamente perdi dell'energia e poi si disseminava l'atmosfera, che era regolare, guardate bene. Però era poco e non ci permetteva di fare un investimento importante per recuperare il biogas. A quel punto proponemmo alla provincia di fare un impianto di ottimizzazione, portammo uno sbarramento ancora più a valle, vi dico questo perché capite il senso, e a quel punto diciamo: benissimo, noi facciamo un ampliamento di 2 milioni di tonnellate
e a quel punto possiamo fare un impianto che recupera energia del biogas. 1989-90, guardate bene, ci ho preso per scemi, proprio letteralmente. Gli ambientalisti che conosco ancora, sono sempre gli stessi. Portava avanti quel progetto e dopo 4-5 anni producevamo energia elettrica. Dai motori che producevano energia elettrica si tirava fuori energia termica, che abbiamo portato attraverso le condutture, attraverso Legoli, e abbiamo fatto il teleriscaldamento per i cittadini di Legoli. Questo è stato il primo progetto che abbiamo fatto, e abbiamo cominciato, come dire, a avere anche delle risorse importanti, sapendo che prima c'era l'esigenza di gestire bene ambientalmente, dopo, se c'era anche un buon risultato economico, perché no? E quindi per 4-5 anni abbiamo fatto investimenti importanti per l'epoca, per il comune, abbiamo ristrutturato le scuole, una banalità, quindi abbiamo fatto qualche depuratore, cioè, quindi ci siamo rimessi un po' a posto, perché ecco, forse va meglio, perché eravamo ovviamente in condizioni, come tanti comuni, abbastanza disperate. Questo era un po' l'approccio. Poi abbiamo fatto, lo dico velocemente, poi nel 97 ci siamo resi conto che era impensabile gestire un impianto così con il comune, per le norme ovviamente complicate. Abbiamo fatto una SPA e abbiamo scelto a quel punto di farla con una società finanziaria del tesoro, la GEFI allora, perché aveva il compito dopo 5 anni obbligatoriamente di uscire, perché noi volevamo fare una SPA mista pubblico-privato, e nel privato volevamo gli azionisti, i piccoli azionisti cittadini, non il partner tecnologico, perché noi ci sentivamo già partner tecnologico, non avevamo bisogno di altri. Quindi nel 97 abbiamo messo sulla Belvedere SPA, quindi siamo partiti con l'85% del comune, siamo arrivati al 52% fino al punto di arrivare, e il 48% in mano a piccoli azionisti. Nel frattempo abbiamo fatto acquisti, una serie di cose, e da questa discarica, da questa Belvedere, poi per tanto tempo abbiamo gestito solo la discarica, perché la provincia si era incaponita, letteralmente incaponita, a non farci fare altro. Noi abbiamo chiesto in 3-4 volte, quindi comportamenti anche poco comprensibili, di fare, ma parlo di 20 anni fa, impianti di TMV, trattamento meccanico biologico, che è quell'impianto che ti permette di ridurre la portata in discarica e di poter recuperare una parte di materiale che va sul mercato e quindi si può recuperare. Non ce l'ha fatto fare. Quando poi ci siamo un po' liberati e passata la competenza della regione, a quel punto abbiamo ancora la discarica, abbiamo un TMV che fa circa 60, 70, anche 80 mila tonnellate all'anno di trattamento dei rifiuti, abbiamo un impianto di biometano che tratterà tra 3-4 mesi 90-95 mila tonnellate di parte organica che arriva dalla raccolta porta a porta, e produrremo biometano da mettere, da vendere, da inserire nella rete o a vendere con i carri bombolai. Nel frattempo abbiamo presentato alla regione un impianto di ossicombustione che in qualche modo va a sostituire l'idea del termovalorizzatore. In Toscana hanno provato altri a fare termovalorizzatori, non ci sono riusciti, quindi la regione ha lanciato 3 anni fa un bando dicendo: avete idee diverse a quelle del termovalorizzatore? Bene, noi con Rete Ambiente abbiamo presentato questo progetto dell'ossicombustore, che, ve lo dico in 2 battute, ha il compito di distrugge la parte di rifiuto che non va in discarica, a parte che ha un grande potere calorifico, che oggi va al termovalorizzatore e non può essere utilizzato diversamente. Quindi a 1400 gradi in assenza di ossigeno, in assenza di fiamma con l'ossigeno, cioè distrugge il rifiuto, si produce biogas che si trasforma in biometano, si produce energia elettrica e viene captato CO2. La parte rimanente, che è circa il 20% del rifiuto che mette lì, quello passando, ora scusate la mia descrizione tecnica rispetto agli indicatori prima non è proprio il massimo, però il senso è questo: passando da 1400 gradi a 0 gradi, in qualche modo si vetrifica, e di conseguenza i contaminanti pericolosi che ha dentro si bloccano, e quindi quel materiale può essere utilizzato per fare drenaggi, utilizzato per le strade e cose varie. Questo è in autorizzazione in regione attualmente. Quindi
Il nostro impianto da, siamo partiti con uno scherzo, con un'osservazione banale, e abbiamo una discarica che ancora serve, poi vi spiego perché, abbiamo un impianto di trattamento meccanico biologico per la parte ancora di rifiuto dal quale che c'è, e c'è ancora, abbiamo un impianto che va nell'idea del riciclo perché ovviamente prende la parte organica del porta a porta, e poi la chiusura del ciclo con un impianto che non produce rifiuto, noi che abbiamo la discarica. Questo è il percorso che abbiamo fatto, è quello che stiamo facendo, che abbiamo in corso, e ci ha permesso ovviamente poi di fare, mettere, di aprire insieme al Comune una fondazione, fare attività culturale, cioè quelle cose che avete sentito lì ora un po', come dire, un po' edulcorate, un po' messe, però è verità, cioè sono lette bene, magari recitate bene, ma è vero, se venite queste cose le vedete. Quello che ci ha sempre guidato, e quello che io vi invito ad essere, come dire, audaci e sospettosi al tempo stesso, questo voglio partire da chi si candida e chi pensa di gestire un comune, perché quando si parla di rifiuti sentiamo tante cazzate in giro, ma anche da grandi specialisti, state tranquilli, perché molto spesso cosa succede? Si confonde la gestione con la ricerca. Allora, nella ricerca tante cose in teoria sono possibili, in pratica no, perché in pratica le cose vanno industrializzate, se tu non le industrializzi non realizzi nulla, quindi certe cose che sentite dire anche dal CNR sono cose interessantissime, ricerche che vanno sviluppate, che vanno industrializzate, ma fino a quel punto lì sono chimere. Pensare, come fa tanti comuni, di andare dietro e dire ma c'è sempre un'altra soluzione, in realtà oggi il rifiuto è semplice, abbiamo due possibilità, una parte va a recupero, una parte va a smaltimento. Quello che va a recupero dipende dalle macchine, trasformazione e dall'industria, basta. Quello che non va nell'industria va a smaltimento e va in discarica, quindi le discariche ci vogliono ancora, vanno fatte bene, questo sì, assolutamente. Allora, incazzati con chi le fa male, non con chi le fa e chi dà risposta, perché chi le fa dà risposte. Queste due cose sono essenziali, se si parte da questo si sbaglia completamente, discorsi ideologici fanno l'emergenza e basta, e fanno spendere i comuni, fanno buttare via soldi. Io ritengo, e lo dico a costo anche di essere frainteso, che anche la raccolta differenziata, quando si mettono solo gli obiettivi, è un po' ideologica. Noi dobbiamo puntare fortemente al recupero, fortemente al recupero. È un obbligo, è un, non solo di legge, ma morale, per recuperare al massimo nuovi materiali e in qualche modo recuperare l'economia. Ma se tu devi fare un percorso complesso per poi andare in discarica, ve lo dice uno che ha la discarica, è una pazzia. Perché oggi avviene anche questo, anzi molto abbondantemente avviene questo. Noi abbiamo a Peccioli arrivano 80-90 mila tonnellate di compost a specifico che per noi è manna, che serve per ricoprire provvisoriamente la discarica. Tutte le sere la discarica viene ricoperta e poi ogni X giorni viene fatta una copertura solida, quindi è un percorso tutti i giorni, però va ricoperta e può essere ricoperta con compost a specifico. Il compost è specifico, è compost è venuto male, è chiaro? Quindi se si deve fare male il compost, non lo facciamo, è inutile mettere su e dire che, perché da quello che è la raccolta differenziata a quello che è poi quello che veramente recuperi, c'è ancora un mondo, è bene che i cittadini lo sappiano, altrimenti non chiediamo ai cittadini grandi cose che poi dopo queste attese vengono regolarmente deluse. Allora, guardate bene, non sto inneggiando alla non raccolta differenziata, deve essere equilibrata rispetto alla tecnologia che ha una dimensione industriale e al mercato, perché se il mercato certe cose non te le compra, le metti in discarica. Quindi, allora, noi siamo, quindi la gestione del rifiuto è un po', secondo me, è uno dei paradigmi più importanti dove si misura anche la voglia di amministrare, perché è un tema scottante, è un tema che crea tante, come dire, preoccupazioni molto spesso fondate e tante altre non fondate, e un amministratore deve riuscire a far capire quando le preoccupazioni sull'ambiente sono fondate, quando non sono fondate o quando c'è anche qualche perplessità ma non ci sono soluzioni. Allora dobbiamo in qualche modo assumerci la forza delle decisioni. Quindi se noi siamo arrivati a fare tutto questo, io posso assicurare, abbiamo fatto un percorso, come dire, molto, come dire, pragmatico. Quindi, e questo, io ho fatto diverse assemblee come concittadini, qualche volta anche agitate, sicuramente, e ovviamente
E io questo lo dico per in modo particolare agli amministratori: quando andiamo a fare l'assemblea dobbiamo andarci e dobbiamo andare a avere delle idee e proporle, non dobbiamo l'assemblea andare a sentire cosa vogliono. Le assemblee in quanto tali, non le persone, sono confuse, perché escono 10.000 idee e non c'è mai un progetto, non c'è mai una sintesi. Tu devi andare col tuo progetto studiato, lo presenti, lo sostieni, raccogli alcune eccezioni che senti se sono fondate e le recepisci e vai avanti, altrimenti non svolgi il tuo compito di amministratore. Quindi voi cittadini dovete pretendere che i vostri amministratori facciano queste cose, non che semplicemente vengano: ma cosa vorresti? No, noi ti abbiamo eletto perché tu devi aprire i fascicoli e studiarli. E noi siamo andati a fare queste cose. Certo, ho fatto qualche assemblea, assicuro, molto, come dire, movimentata, ma non ho mai indietreggiato un millimetro, sapendo che quello che proponevo era serio, ero disposto a cedere tutto. E io mi ricordo quando abbiamo una riunione di pre-maggioranza, prima del Consiglio Comunale, noi avevamo presentato questo progetto di razionalizzazione, il primo vero progetto, e la Giunta era d'accordo, però alla fine si arriva prima andare in Consiglio Comunale, dove dovevamo presentare un documento, in qualche modo riassumeva la cosa e dava via libera, e un componente allora della maggioranza dice: sì, vabbè, non siamo d'accordo, però vorremmo fare un referendum tra i cittadini. E io gli dissi: guardate, io non vado in Consiglio Comunale con una mia proposta a chiedere un referendum. Se devo chiedere il referendum, mi fermo un attimo prima, mi dimetto prima, perché nel momento in cui tu hai un tuo progetto e lo puoi nel referendum, perdi, è matematico. Quindi se non sei convinto, torni indietro. Quindi tenni il punto, i più tennero il punto insieme a me e siamo andati avanti, abbiamo fatto grandi discussioni, ma oggi il livello di ragionamento, va sicuro che in certe zone è molto diverso. Noi abbiamo oggi, ve lo dico, abbiamo 7.411 turisti in discarica dal 2023. Tanti quanti sono andati a visitare il Museo di San Matteo a Pisa. È un assurdo? Forse sì, è un fatto. Quindi vuol dire che tutto questo, cioè, ha un senso. Allora, se tu riesci... No, forse... Ho perso il filo, scusate. Vabbè, avete ragione, però. Il piccolo zaggio tecnico, non so cosa volevo dire, comunque era... dico bene, non so se la fortuna è il caso, però ciò è avvenuto, quindi può avvenire. E si può anche replicare. Guardate bene, quindi il problema non è oggi ripartire da una discarica, perché oggi dalla discarica non si parte, giustamente non si parte, guardate bene, oggi si parte da altre cose, però dobbiamo anche, io sento tanti colleghi, parlo tanto dei colleghi che sono nel mio territorio, appena si candidano, il problema è la raccolta differenziata, sembra che il loro problema sia la raccolta differenziata, è certo che è importante, è anche però vero che i comuni, in quanto singoli, compone singoli comuni, hanno poco da dire, perché oramai la gestione dei rifiuti è gestione associata, è gestione fatta da aziende, è gestione fatta in appalto o in concessione, a seconda ovviamente non so qui a che punto siamo con l'applicazione della legge, se c'è una società unica che gestisce l'affidamento, però sono quelle aziende lì che fanno queste cose, e quindi è giusto che le scelte tu le faccia a quel livello lì, perché a quel livello hanno, come dire, una dimensione economica, hanno una sinergia importante e si può stabilire cosa si fa. Comune per comune, chi spinge la quota preferenziale, chi la spinge molto alta, chi bassa, capite che poi alla fine come può un comune spingerla molto alta se poi non ci sono gli impianti? Quindi adesso un'azienda che magari fa 4 province come in Toscana, che quella ha una visione complessiva e capisce quanto materiale può smaltire in un modo e quanto in un altro. E allora a quel punto c'è un'economia di scala, a quel punto fai bene l'ambiente perché riutilizzi e non hai dispersioni. Quindi questo è un po' quello che io, quindi non porto il verbo della discarica, siamo partiti da lì e da lì abbiamo costruito anche un'immagine, quindi vuol dire che le cose si possono fare, questo è importante.
Ovviamente noi siamo un comune, abbiamo poi scommesso nel rinnovamento del centro storico, come diceva il pezzo lì, abbiamo fatto diverse opere d'arte contemporanea, noi abbiamo circa 80 opere d'arte contemporanea, di queste si va da Burea, Martelli, quindi artisti di fama internazionale che diventano un elemento di attrazione, perché se noi vogliamo fare attrazione, se vogliamo interessare ai turisti, sappiate che l'arte storica del 500 e 600 è importantissima, da sola nelle piccole realtà non tira. Noi abbiamo per nostro cose, abbiamo due icone del 1200, addirittura le abbiamo esposte all'Eremitage, nella sala più grande dell'Eremitage, per 3 mesi ce l'hanno chieste loro, quindi vuol dire che importanza hanno, però la gente non viene a vedere queste cose qui. Quando viene poi guarda anche Benozzo Gozzoli, guarda anche le icone, però viene perché c'è Palazzo Senza Tempo, fatto da Cucinella, che c'è questa terrazza anche piuttosto bella, perché ci sono artisti che fanno opere d'arte contemporanea. Sono più importanti o meno, non lo so, però quelli attraggono e tu su questi fai apprezzare il territorio. Noi questo MAC lo facciamo distribuito sul territorio, in modo che uno possa girare non solo dentro il centro storico di Peceli, ma possa girare anche nel territorio d'intorno. E se scoprono queste terre, come qui, da quei che pochi ho potuto vedere, sono terre bellissime, però se non ci vieni, se non c'è un elemento di attrazione, nemmeno ti innamori. Se c'è l'elemento di attrazione, vieni, poi ovviamente ci ritorni. Noi abbiamo visto, vedi queste, che nel periodo passato, per due motivi coincidenti, ovviamente non positivi, ma che poi da noi hanno giocato positivamente, il terrorismo internazionale ha fatto sì che alcuni anni fa l'Italia avesse una forte presenza di turisti rispetto alla Francia, all'Inghilterra, perché c'era tutto il periodo degli attentati, che noi per fortuna o per capacità delle nostre forze di intelligence, comunque siamo stati tirati fuori, e quindi abbiamo avuto più turismo, e più turismo è arrivato più anche nelle nostre zone. Quello si è appassionato. Il Covid, per quanto sia stato un passaggio ovviamente complicatissimo, per certe cose ha portato anche per noi delle cose positive, perché gente che sono venute a fare vacanza là perché c'era meno tensione, cioè, quindi sono venute e poi tornano. Quindi il problema è avere degli argomenti per farci venire. E ovviamente quel grande patrimonio che noi abbiamo, che tanto esaltiamo, ce l'abbiamo, dobbiamo tenerlo, è importantissimo. Però se poi dopo in qualche modo noi non lavoriamo anche con l'arte contemporanea, gran parte di quello, a parte che non sia Firenze, che non sia altre realtà, però per il resto poi dopo non tirano certe realtà, chiese che sono importantissime, chiese importanti. Abbiamo di tutto, abbiamo il 500, 600, 700, abbiamo di tutto, però scopriamo che probabilmente ci vuole la scintilla che poi fa apprezzare anche le altre cose. Noi abbiamo lavorato su queste cose, partendo quindi da una discarica, arrivando poi a occuparsi di arte, a occuparsi di sociale, a occuparsi a fare un bando, tipo un bando chiamato divieto sociale, quindi abbiamo messo una quota, abbiamo fatto un bando per dare ai cittadini che hanno un ISEE più basso di 12.000 euro, da 5, 6, 2, 3.000 euro all'anno, per famiglie particolarmente purtroppo bisognose, ce ne sono, perché sapete che il divario sociale negli ultimi anni è aumentato moltissimo, la miseria in certe fasce sta aumentando, e quindi Peceli, che apparentemente è un posto dove si sta bene, abbiamo scoperto che ci sono 130, 140 famiglie che hanno un ISEE più basso di 12.000 euro all'anno. Quindi questa è una realtà, non penso che Peceli sia l'eccezione, siamo in Toscana, quindi è così. Allora dobbiamo mettere insieme le cose, dobbiamo tenere, e ci permette ovviamente queste risorse di fare anche una politica sociale di interesse. Quindi potrei parlare molto, mi fate le domande, poi posso rispondere a diverse cose, però penso quindi nell'economia della serata di fermarmi qui. Grazie mille per l'intervento, e questa è la versione con la voce non al 100%, mi stava dicendo. Adesso mi è ancora più facile capire com'è che è riuscito, insieme sicuramente a tante altre persone, a fare quello che ha fatto. Una cosa brevissima mentre introduco il secondo ospite. Quello che sentirete stasera, quello che avete sentito fino adesso e quello che sentirete dopo, magari non tutto è replicabile al 100% esattamente come lo avete visto. Quello che noi cerchiamo di portare questa sera, sono le due parole che dicevo prima, visione e coraggio, e quello che ha aggiunto il sindaco, che è la determinazione.
che dovrebbero avere tutti gli amministratori, tutte le persone che sono elette o sono nominate per prendere delle decisioni, quindi per esporsi, a volte per scontrarsi con le opinioni differenti, e quindi niente, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è far vedere che ci sono degli esempi che si possono seguire in parte o totalmente, e noi speriamo di questa sera di dare quella scintilla di cui parlava il sindaco, quindi gli ingredienti ci sono, si tratta di cercare di metterli insieme. Ok, vado avanti. Scusate, mentre vi intrattengo, anche io come il sindaco diciamo non mi devo sforzare molto per parlare, di solito mi si deve fermare. E niente, quindi adesso avremo come ospite una delle due aziende che abbiamo selezionato tra le tante che abbiamo contattato e che ci hanno risposto. Come dicevo all'inizio, siamo stati profondamente colpiti dall'estensione e dalla qualità della filiera italiana delle aziende dei rifiuti. Sono particolarmente contento di averlo conosciuto anche per l'empatia che subito è scattata umana. Ci sono dei legami anche con il Canavese, con Rivarolo. È stato particolarmente curioso scoprirlo. L'ospite si chiama Andrea Rossi, è direttore marketing di un'azienda che si chiama Rossi Oleodinamica ed è di Riccione, e lavora nell'azienda di famiglia, ma e ve lo dico perché sono i legami che ci portano al Canavese, ha fatto musical fino a qualche anno fa, e quindi conosce anche alcune nostre eccellenze canavesane. Ne discutevamo poco fa di Mirko Battuello, di Crudo, come mi suggeriva l'amico Davide, li conosce personalmente, quindi a volte veramente il mondo è piccolo e variegato, e per fortuna, se no sarebbe una noia mortale. E Magda, io se vuoi posso andare avanti. Ah, perfetto, ok, ringraziateli che mi stanno fermando. Per cui do la parola ad Andrea Rossi, parlerai prima tu e poi faremo vedere un video. Era questa la preferenza, era il contrario? Come vuoi. Comunque, gli passo la parola, ci racconterà cosa fa la sua azienda e dopo vedremo delle interviste a degli operatori che utilizzano i mezzi che loro producono. E quindi un applauso e gli cedo subito la parola. E grazie di essere qui. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, noi come azienda, come Rossi Aerodinamica, forse siamo un'azienda che non ha un rapporto diretto con le amministrazioni comunali, con i comuni, perché noi chiaramente vendendo veicoli per la nettezza urbana ci interfacciamo più con le multinazionali, con chi fa raccolta. Quindi vorrei partire parlando non tanto della mia azienda, ma delle persone che fanno il lavoro dell'operatore ecologico. Ma molti dicono che sono brutti, cattivi, sporchi, non lavorano bene, non fanno bene il loro lavoro, non hanno voglia di lavorare, lanciano i cassonetti, non raccolgono le cose. Però guardiamoci in faccia, non credo che sia la verità, o meglio, può essere, ci sono le mele marce dappertutto in tutti i lavori, quindi ci sta, non lo si mette in dubbio. Però dal mio punto di vista questa cosa qui deriva da una verità che ha un fondo sotto e c'entra poi con il nostro lavoro, ovvero il settore dei rifiuti, o meglio il lavoro del netturbino, dell'operatore ecologico, è uno dei pochi lavori che va nella direzione opposta a dove vanno tutti gli altri lavori. Tutti i lavoratori di tutti gli altri settori con l'avvento della tecnologia nel corso dei decenni hanno visto una riduzione del loro lavoro, un alleggerimento del loro lavoro, mentre invece nel settore dei rifiuti, con l'avvento della raccolta differenziata che ha portato un sacco di benefici, c'è una cosa che proprio ha fatto aumentare a dismisura il lavoro degli operatori. Non so se avete mai visto un operatore al lavoro, ma scende e sale dal camion per 100, 200, 300 volte al giorno per raccogliere i bidoni, svuotarli, prende parte, va. E i soldi però sono sempre quelli, e il tempo per lavorare è sempre quello, e le persone che lo fanno sono sempre quelle e anche di meno. E quindi sapete anche voi che velocità e
buon lavoro non vanno proprio d'accordo. Quindi capita che un secchio viene lanciato, un secchio non viene raccolto, quel del rifiuto cade e soprattutto qualcuno manomette magari le macchine per farle andare un pochettino più veloci, le attrezzature che si eludono un po' di sicurezze per fare in modo che le macchine vadano, lavorino più veloce. Quando poi queste sicurezze ci sono, perché conosco, ho visto purtroppo nel corso dei 50 anni di storia che ha la mia azienda, molti competitor che queste sicurezze non le mettono proprio, così fanno prima e non c'è bisogno di eluderle. Noi dal canto nostro cerchiamo di... proprio la nostra storia, da quando mio nonno ha inventato la prima macchina, il primo brevetto sulla raccolta dei rifiuti, abbiamo sempre lavorato in sinergia con gli operatori ecologici per cercare di aiutarli, per cercare di tenerli al sicuro, perché comunque lavorare per strada, lavorare sotto intemperie, pioggia, neve, qualsiasi modo, lavorare con macchine che devono raccogliere un bidone, alzarlo a un paio di metri sopra la testa, scaricare dentro un cassone, riscaricarlo giù, non è facile ed è molto pericoloso. In questi anni la Comunità Europea fortunatamente ha fatto uscire moltissime direttive, c'è una normativa macchine che bisognerebbe seguire pedissequamente al millimetro e quindi noi cerchiamo di farlo, lo facciamo, ci mettiamo a studiare questa normativa e cerchiamo di introdurre sempre queste migliorie tecnologiche per fare in modo che gli operatori ecologici possano lavorare nel miglior modo possibile. Questa cosa però non è solo fatta per gli operatori ecologici, ma anche per le amministrazioni, anche per chi fa la raccolta, perché se un netturbino lavora bene, un netturbino riesce a non fare tutto di corsa perché riesce a essere più sicuro, poi lavorerà meglio, il cittadino vedrà magari un lavoro fatto meglio e non sparlerà del comune, non sparlerà dell'amministrazione, non sparlerà dell'azienda che fa la raccolta dei rifiuti. Come dicevo, noi dal canto nostro cerchiamo di portare la sicurezza al massimo e non solo. Questa cosa ci ha fatto in modo che noi cercassimo di fare delle macchine che durano nel tempo, quindi collegandosi al concetto di economia circolare, le nostre macchine dovrebbero farlo, lo devono fare, lo fanno, di durare nel tempo, non di durare un paio d'anni e poi viene buttato via. O non so se avete visto in giro alcune macchine attaccate su con lo scotch che girano con cose attaccate con la spranga. E noi cerchiamo di fare macchine che durano nel tempo, che siano un investimento per l'azienda, un investimento per quindi anche per il comune e che per chi fa la raccolta, perché devono durare per sfruttare al meglio, come diceva il signor Tammaro, tutte anche le materie prime. Cioè, un camion è fatto di tantissime materie prime, c'è alluminio, c'è acciaio, c'è plastica, ci sono i RAE, c'è il rame. Se io devo fare una macchina ogni 2 anni, a me come azienda forse va bene, perché io ne vendo di più, però non do un servizio buono ai miei clienti. E questa cosa purtroppo noi vediamo che non viene sempre recepita dalle multinazionali che acquistano questi mezzi, perché magari si fermano solo a vedere il numerino in basso alla fattura, che sia il più basso di tutti gli altri, non guardano poi nel tempo a cosa porta questa cosa, non guardano se la macchina ti durerà 5, 10 anni, un mese, non guardano in realtà nemmeno se la macchina che arriva ha rispettato, o meglio, lo vedono dopo. Non vedono all'inizio se la macchina rispetterà poi quello che gli serve. Per caso qualche giorno fa ho visto su una stories su Instagram di questo consigliere regionale della regione Abruzzo che denunciava questi 8 veicoli che erano fermi dal 2020, se non mi sbaglio,
perché dovevano avere una portata, la portata è diciamo quanto rimane sul camion per poter essere caricato, quindi quanti chili di rifiuti può portare il camion. Doveva avere una portata di 400 kg, in realtà sono tre anni che sono fermi perché questi camion non avevano proprio portata legale, non potevano portare neanche uno spillo in più perché l'attrezzatura era fatta, era troppo pesante, non era stato calcolato questa cosa. Questa è una, ma ne capitano mille, attrezzature che si rompono dopo un mese di utilizzo perché sono fatte un po' così, alla carlona. Ne ho sentite tante, non voglio tediarvi e non mi piace nemmeno poi sparlare di quello che succede in giro. Sta di fatto che a mio avviso per lavorare meglio, per lavorare bene e per fare in modo che, come dicevamo all'inizio, il ciclo dei rifiuti sia buono, sia ottimo, oltre al conferirli in maniera buona, a cercare di gestirli in maniera buona, è non farli all'inizio, o comunque chiaramente farne il meno possibile, quindi abbassare un po' la produzione di rifiuti, quindi la produzione di beni. Noi dal canto nostro come azienda nel limite del possibile cerchiamo di farlo, come detto prima, facendo macchine che durano nel tempo e macchine che possano essere un investimento piuttosto che una spesa. E niente, come ho detto prima, ho cominciato parlando dei netturbini e vorrei lasciare la parola a loro con questi video che abbiamo fatto con degli operatori ecologici in giro per l'Italia che guidano i nostri mezzi, e mi è piaciuto intervistarli per capire un po', per sapere la loro vita, per sapere il loro punto di vista. Sull'audio conosco bene o male tutti i clienti, insomma, qui della zona. Il lavoro mi piace, all'inizio è stato un po' faticoso, però poi ci si prende il via. Ci potremmo definire dei pulitori della città, ecco, raccogliamo, diciamo, i rifiuti che facciamo tutti. Penso che sia un lavoro nobile perché raccogliamo l'immondizia, che sennò uno o la porta ai centri di raccolta specifici oppure la lascia nell'ambiente. Non è la cosa migliore da fare, ecco. E tentiamo di fare il nostro lavoro il meglio possibile e capiamo, noi avendo un mezzo che non è piccolo, ti dà fastidio, però per 5 minuti dovete avere un po' tutti pazienza, ripeto, perché è un lavoro che facciamo, sì, per noi, ma per la collettività, ecco. Mi viene in mente un episodio che mi è successo un po' di tempo fa. Si è avvicinato un bambino che gli ho detto no, non venire qui vicino, perché stare intorno al camion è sempre una cosa che è meglio non fare. Però ho visto che, insomma, era incuriosito da cosa fate, cosa, insomma, un po' così. Dopo è arrivato per la mamma e gli ho detto: guardi signore, ho detto, suo figlio mi sembra molto interessato, potrebbe prendere il mio posto. La signora si è messa a ridere, il bambino contentissimo è andato via. Insomma, però anche queste situazioni, diciamo così, ecco, simpatiche, sono belle. Un cliente che quando gli raccogli il rifiuto ti ringrazia è una cosa, insomma, molto bella per noi, insomma. Questo mezzo qui praticamente, non dico da quando è che ho iniziato, ma quasi, mi trovo molto bene, è abbastanza semplice, ecco, da utilizzare. Lo svuotamento dei bidoni della carta del supermercato a mano è una cosa un po' difficoltosa, ecco, quindi
il mezzo deve andare, ecco, non ci devono essere problemi di pericolo, lo svuotamento deve essere in sicurezza, eccetera. Ho sempre usato un R200 così di Rossi, ha quasi 10 anni, ma è uno dei migliori perché è semplice, viene utilizzato per 3 turni al giorno, quindi ogni tanto qualcosa sfortunatamente gli capita, insomma, però quando si va in azienda da Rossi e Riccione, se possono, diciamo, l'aiuto immediato riescono a fornircelo, è uno dei migliori che abbiamo. Per me, che faccio sempre la carta nelle attività, ecco, tutto qua. Sì, io direi, no, basta uno, poi dopo gli altri, se volete, sono su YouTube, se volete vederli. Io, niente, vi ringrazio e spero, complimenti per la serata e grazie. I video poi, quello che non avete potuto vedere stasera, anche per non dilungarci troppo, lo metteremo sui nostri canali social. È importante che poi lo vediate, noi l'abbiamo potuto vedere in anteprima, per 2 motivi velocissimi. Uno, voi avete visto solo 2 mezzi, in realtà nei video ce ne sono di più, sono tutti diversi. Quello per la carta, quello per il vetro, quello, quindi sono tutti specifici, non capita di vedere in questi video di usare il primo mezzo che viene, che probabilmente vi sarà capitato anche di vedere a voi nella vita di tutti i giorni, non capita, come avete visto, se non raramente, di non vedere svuotare il cassone attaccato al mezzo, voi tutti avete i cassoni a casa. Tutti i cassoni che abbiamo a casa noi non si possono attaccare ai mezzi che sono utilizzati, neanche lo svuotamento dell'organico che voi avete visto con il dipendente lì che svuotava in un cassone attaccato al mezzo che poi veniva svuotato all'interno del mezzo, sono tutte cose semplici ma necessarie, per cui non, così come è sbagliato avere tutti i cassoni uguali senza tenere conto delle varie situazioni, è sbagliato anche avere tutti i mezzi uguali, non sono adatti. Come se voi voleste andare in neve, sulla neve in montagna senza le 4 ruote motrici con le ruote lisce, sì, è un mezzo, uno mi dice vi ho dato il mezzo ma non è il mezzo migliore, per cui è l'altro spunto che deve partire per chi deve gestire. È più facile prendere una decisione uguale per tutti perché è più facile da prendere ed è più veloce, ma è la più sbagliata perché mette tutti in difficoltà, quindi ci vorrebbe un po' più di studio, un po' più di riflessione nel prendere le decisioni e prenderle nella maniera giusta per tutte le situazioni. Grazie Andrea Rossi di essere venuto qui, vedrete poi i video in diretta sulla pagina social. Passo la parola adesso alla seconda azienda presente. Mi ha fatto molto piacere che venisse un'azienda non piemontese e quindi da Riccione, mi fa in questo caso piacere che ci sia un'azienda torinese, piemontese, quindi giochiamo in casa in questo caso, anche se lui è mantovano, lo capirete dalla voce. Passo subito il microfono e la parola a Massimo Furanti, General Manager di Adigenera, perfetto. Gli facciamo un applauso e gli passo subito la parola, grazie. Grazie, mi alzo, mi aiuterò con una breve presentazione. Noi siamo un'azienda di Torino, siamo un'azienda che si occupa di tecnologia, facciamo elettronica nell'ambito automotive e automazione industriale e circa 7 anni fa abbiamo deciso di usare quelle che sono le nostre competenze per diciamo avventurarci, gettarci in quello che è l'ambiente della raccolta dei rifiuti. Quello che il messaggio che vorrei dare stasera alla platea, agli amministratori presenti, è il fatto che noi siamo una delle tante aziende che fanno questo e il messaggio è che quello che vengono chiamate le tecnologie abilitanti, cioè la capacità della tecnologia di offrire dei servizi sempre maggiori, porta al poter avere degli strumenti che solo 5 anni fa non erano impensabili, e questi strumenti sono, lo dice la parola stessa, degli attrezzi,
delle cose che chi esegue, nel nostro caso specifico la raccolta, deve usare per ottimizzare, per migliorare, per fare efficienza e per svolgere meglio il suo lavoro. In particolare, ripeto, son degli esempi all'interno di quello che è la filiera di, come si diceva, delle tante aziende che si occupano di supportare questo settore. Gli esempi che vi voglio portare stasera sono quelli di un sensore di livello. Che cos'è? Lo dice la parola. È un oggetto che misura quanto rifiuto c'è all'interno di un cassonetto. Perché in questo momento è un prodotto che può aiutare quello, tutta la filiera della raccolta dei rifiuti? Perché quello che si è visto è che l'efficienza nello svuotamento e nella raccolta è decisamente più bassa di quello che si pensa. Cioè noi abbiamo tutta una serie di sensori sul territorio, qui, insomma, siamo il sensore di livello più venduto in Italia, ne abbiamo circa 12.000 in Europa, e quindi abbiamo raccolto tutta una serie di dati. Mediamente i cassonetti vengono svuotati intorno al 40, a seconda delle applicazioni, tra il 30 e il 40% del medio, sto parlando di un valore medio. E quindi lì, cosa manca? L'informazione di quanto rifiuto c'è all'interno dei cassonetti serve per due cose fondamentali. La prima è la più banale, la prima che viene in mente, è evitare che il cassonetto sia troppo pieno e che quindi lo possa andare a svuotare per tempo. L'altra è quella di far tornare i mezzi sempre pieni. Cioè trasportare un mezzo completamente pieno e trasportare un camion quasi vuoto ha lo stesso costo, penso che ce lo possa confermare chi si occupa di mezzi. Allo stesso costo in termini di costo del mezzo, ma il valore che produce è diverso. Quindi avere maggiori informazioni ci permette di avere maggiore efficienza e ci permette di, come dire, di andare ad ottimizzare quella che è la raccolta e di abbassare alla fine i costi del servizio. Vabbè, adesso senza annoiarvi, sul fatto di chiaramente la qualità dell'informazione è importante, quindi ogni contenitore ha bisogno di una sua particolare applicazione, ma il principio di funzionamento è molto semplice. Monto un oggetto che, ripeto, le tecnologie attuali permettono di costruire. È un'idea vecchia quella del sensore di livello, ha più di 15 anni, è partita nel nord Europa e solo che era praticamente troppo costoso, troppo poco affidabile. Le tecnologie attuali permettono invece di avere un oggetto che sia anche, dicevo giustamente prima il sindaco, dobbiamo fare cose poi realizzabili, che sia poi budgetizzabile da quello che è un investimento sostenibile. Quali sono i vantaggi che ci può portare? Nel momento in cui io globalmente spendo meno, sono più efficiente, creo valore, del valore che si traduce in una riduzione del costo. Questo valore che viene creato in prima battuta da chi raccoglie rifiuti può essere distribuito, quindi nel momento in cui viene misurato dovrebbe parte di questo valore arrivare ai cittadini in termini di una riduzione di quello che è il costo che hanno per lo smaltimento dei rifiuti. Il secondo vantaggio, l'abbiamo detto prima, è una questione di decoro urbano. Se so quando il cassonetto è pieno, posso intervenire per tempo per fare in modo
che non tracimi mai. La tecnologia anche qui, che viene da altri settori, soprattutto l'automazione industriale, offre tutta una serie di possibilità, adesso senza scomodare l'intelligenza artificiale, ma insomma ne sentite parlare, ci sono degli algoritmi che permettono di prevedere quello che sarà il comportamento del singolo cassonetto. E il fatto di fare giri più brevi riduce il gasolio e quindi alla fine l'inquinamento, la produzione di CO2, abbiamo un'aria più pulita. Il secondo esempio che vi volevo portare è quello del cassonetto intelligente. Ecco, conoscete il discorso della tariffazione puntuale, conoscete il fatto che uno dei mezzi che vengono utilizzati, degli strumenti per incentivare quella che è la raccolta differenziata, adesso senza entrare nel dibattito di quanto questi strumenti poi debbano essere spinti, però nel momento in cui decidiamo di usarli, la tecnologia permette di avere un cassonetto che non solo identifica la persona che lo apre, ma è in grado anche di stabilire quanto rifiuto ha buttato. Quindi il negoziante che butta un sacchetto da 110 litri viene identificato rispetto al pensionato che magari è più virtuoso e butta un sacchettino da 15 litri. E questo è un incentivo, vediamo dove lo abbiamo applicato, per fare in modo di aumentare quella che è la produzione della parte differenziata del rifiuto. Non importa se è un porta a porta, se è uno stradale, la cosa importante è pensare a uno strumento che possa aiutare a incentivare le persone ad essere più virtuose. Cosa porta questo in termini di vantaggi per quelli che sono gli attori della raccolta? Come citando l'esempio di prima, una tariffa più equa. Se io produco più rifiuto, alla fine dovrò in qualche modo avere una tassazione diversa rispetto a chi è più virtuoso. Alla fine, nel momento in cui la parte differenziata aumenta, questo porta a una riduzione di quelli che sono i costi per smaltire la parte indifferenziata. Chiaramente mi porto dietro anche con un cassonetto intelligente tutti i vantaggi di quello di cui abbiamo parlato prima, dell'ottimizzazione della raccolta col sensore di livello. Posso anche decidere di utilizzarlo come una serratura intelligente per autorizzare alcuni utenti ad aprire dei cassonetti rispetto a no, dare dei cassonetti riservati per applicazioni particolari. È sempre un'altra possibilità che offre la tecnologia. Ecco, con questo io concludo il mio intervento, che ripeto è orientato al il messaggio che ho piacere di passare è che la tecnologia offre strumenti che permettono di avere più controllo su quello che viene fatto, più possibilità di misurare quello che viene prodotto, più strumenti per chi opera nel settore della raccolta e la possibilità di rendere più equa quella che è la tassazione per tutti i cittadini. Grazie. Ringrazio Massimo Furanti di Adigenera, spero di averlo detto giusto questa volta. Bene. E io approfitto di tutti questi esempi che vi abbiamo portato questa sera, più altri che vedrete nelle prossime settimane che ci siamo presi l'impegno di divulgare e vorrei, e con questo lascio la parola agli altri ospiti, al presidente di Consorzio Canavesano Ambiente, Valerio Grosso e Paola Molina che è dirigente dei servizi ambientali della Regione Piemonte,
Vorrei lanciare una proposta e mi piacerebbe sapere cosa ne pensano e mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensa Francesco Capone, che è l'amministratore di AgriGarden, perché sono due le proposte che viaggiano proprio sui due canali che abbiamo sentito fino adesso, e cioè la raccolta e lo smaltimento, che sia in discarica in alcuni casi o in altre situazioni. E cioè, noi abbiamo, parlo della raccolta, un appalto che è stato vinto da l'azienda che lo gestiva già prima e che lo gestirà ancora per 6 anni più X, perché se ogni volta finisce al TAR e compagnia bella durano di più i bandi. Io vorrei che si lanciasse nei prossimi mesi un tavolo tra tutti gli enti coinvolti e che includa anche le associazioni e i cittadini, perché le associazioni e i cittadini negli ultimi mesi sono quelli anche che si sono sopportati il carico maggiore di denuncia nei confronti di tutta una serie di iniziative che sono state prese semplicemente perché non sono stati coinvolti prima, e per cercare di correggere la rotta di un bando che altrimenti ci vedrà assistere i prossimi 6, 8 o quelli che saranno a una, ecco, mi suggeriscono il numero giusto, ripeto, sempre che non ci siano ricorsi che poi allungano i tempi, per cercare di correggere almeno in parte in corsa questo bando, anche con dei progetti di sperimentazione, le associazioni si possono offrire volontarie, i cittadini pure. Non, per cortesia, quindi lancio la parola al presidente Valerio Grosso di Consorzio Canavese Ambiente, di Paola Molina della Regione e di Francesco Capone, che riguarda in questo caso le discariche, quindi anche in questo caso cercare di aprire un tavolo tra i comuni, l'impresa che lo gestisce. Ora, non dobbiamo replicare tutto quello che c'è qui, tutto quello che avete visto, per forza. Quello che però vorrei è che non possiamo neanche fare nulla. Non è perché non tutto si può replicare, allora non facciamo nulla, no? Ci sono delle discariche che si possono gestire o che si possono mitigare anche se sono destinate a chiusura. Nello stesso tempo c'è una raccolta differenziata che secondo me deve essere corretta in corsa, perché altrimenti noi ci troveremo tra 6, 8, 10 anni a vivere ancora di passato, mentre chi già adesso vive il presente, che per noi potrebbe essere il futuro, ce lo lasceremo ancora indietro. Quei due cassonetti che avete visto all'inizio, quelli che io vedo quando vado a trovare mia cognata, sono l'iperspazio rispetto a quello che viviamo noi tutti i giorni, e io vorrei che nei prossimi anni ci fossero dei correttivi che non ci costringano ad aspettarne altri 7-8 per vedere un minimo di cambiamento di queste situazioni. Quindi lascio la parola a Valerio Grosso del Consorzio Canavese Ambiente e poi a Paola Molina, dirigente dei servizi ambientali della Regione Piemonte, che naturalmente ci diranno quello che pensano di tutto quello che hanno visto stasera, ma anche spero raccolgano questa sfida per il futuro di lanciare dei tavoli di lavoro tra cittadini, associazioni e enti, e vedremo cosa succederà. Grazie. Grazie, grazie Lorenzo. Allora, io intanto ringrazio Lorenzo Nicotra per l'invito e anche Canavese Riformista, perché ci dà un'occasione unica di parlare con i cittadini, e queste occasioni vanno sempre colte e sfruttate al meglio, e anche per dare una serie di informazioni. Allora, intanto mi presento, sono Valerio Grosso, sono presidente del Consorzio Canavesano Ambiente, che forse è utile un po' ricordare qual è il ruolo di questo consorzio che presiedo. È un consorzio di bacino che si occupa del monitoraggio della raccolta dei rifiuti su un territorio che conta 104 comuni e che quindi riguarda non solo il comune di Rivarolo, non solo l'area dell'Alto Canavese, non solo l'area gestita dall'azienda Tecnoservice, ma un'area molto più vasta che va da Piverone a Ceresole Reale e da Carema Quincinetto fino a San Giorgio e quell'area a sud. Quindi, come capirete, è sicuramente come ampiezza uno dei consorzi di bacino dei rifiuti più grande della provincia di Torino, conta 180.000 abitanti in totale ed è suddiviso in sostanza in due macro aree, che è una ricalcata sulla gestione da parte della Tecnoservice, quindi tutta l'area dell'Alto Canavese, e l'altra invece gestita dall'azienda SCS e che rappresenta la zona delle Pore di Ese. Questo giusto per fare un po' di chiarezza.
Sicuramente io immagino che l'input che mi ha dato Lorenzo Nicotra si riferisce al cambio di sistema di raccolta differenziata che è recente ed è avvenuto con il nuovo bando di appalto che si è stato riaffidato alla Tecnoservice. Ovviamente, nonostante le criticità dell'avvio che nessuno si è mai permesso di nascondere o comunque di ignorare, chiaramente bisogna aspettare un tempo ragionevole per poter tirare le somme dell'esito e degli effetti di questo nuovo bando. Sicuramente, e lo sappiamo benissimo, ci sono delle criticità nate appunto da questo nuovo servizio, ma è utile ricordare come mai si è avviato un nuovo bando e quali sono stati lo sprone che hanno portato al nuovo bando, ovvero il fatto che questo territorio purtroppo vanta una raccolta differenziata, una percentuale di raccolta differenziata molto bassa, che oggi si aggira, l'ultimo dato registrato, al 51%, che è il dato più basso dell'intera provincia di Torino. Quindi, e come giustamente mi riaggancio al sindaco di Peccioli, partiamo da un problema. Cioè, partiamo da un problema che questo territorio io ritengo abbia delle ottime caratteristiche, abbia delle ottime persone che ne fanno parte, ci sono cittadini canavesani che sono sicuramente molto coscienziosi, molto sensibili al discorso ambientale e che si impegnano. Purtroppo il risultato generale è questo, quindi comunque il motivo per cui si è deciso di dare un nuovo sistema di raccolta nasce dall'intento di migliorare e di risolvere il problema di una bassa raccolta differenziata. Quindi partiamo da questo assunto. Gli effetti, come dicevo, sono ancora lungi dal poter essere valutati, perché chiaramente bisogna prendere un tempo ragionevole. L'intero territorio non è ancora partito nel nuovo servizio, ce n'è ancora una parte notevole che è ancora con il vecchio servizio e quindi bisognerà poi tirare le somme una volta che il servizio è consolidato. Ovviamente, giusto per chiarire, è giusto ricordare che nel ciclo dei rifiuti c'è un sistema che parte dalla base, che sono i cittadini, che sono quelli che sostanzialmente insieme alle imprese e al settore privato, produttivo, producono materialmente i rifiuti. Poi c'è il comune, che è l'ente amministrativo che gestisce una parte di questo ciclo, quindi è un anello di questa catena. C'è l'impresa di raccolta, che in questo territorio è la Tecnoservice, c'è il consorzio Canavesano Ambiente, che è il consorzio di bacino, che è un ente di raccordo e quindi di rappresentatività dei comuni, è un ente emanazione delle amministrazioni pubbliche stesse, e poi a seguire ci sono gli enti superiori che hanno sostanzialmente, qui abbiamo una rappresentante della Regione Piemonte, che sono enti soprattutto regolativi del sistema di rifiuti e anche che compiono un monitoraggio, e sto parlando in primis della città metropolitana. Tra l'altro saluto il consigliere Mazza, che rappresenta la città metropolitana di Torino, e ancora più su abbiamo la Regione Piemonte. Questo giusto per dare il quadro della situazione, dove tutti siamo un elemento attivo della raccolta differenziata, cioè della raccolta dei rifiuti, e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Nessuno è sottratto all'impegno del raggiungimento di ottimi risultati di raccolta differenziata. Quando dicevo che io confido sul fatto che questo territorio abbia tutte le carte in regola per fare un'ottima raccolta differenziata, è perché gestendo anche l'altra parte del territorio, quella gestita da SCS, dove abbiamo degli ottimi risultati di raccolta, siamo al 71%, so quindi che i cittadini di questo territorio la sanno fare la raccolta differenziata. Poi ci sono anche tanti altri fattori da tenere in considerazione. Un altro è quello della produzione pro capite dei chili di rifiuti per ogni abitante di questo territorio, dove sostanzialmente noi faremo a seguire un'azione perché ci vengano riconosciute alcuni fattori che per noi sono un po' penalizzanti. Noi veniamo penalizzati per il fatto che una buona parte di questo territorio è costituita da comuni montani.
comuni montani dove i residenti sono sulla carta 80, ribordone se non sbaglio, ma di fatto chi produce rifiuti sono magari 1000, 2000 persone che sono quelle che transitano, quelle che hanno le seconde case, i villeggianti e i turisti in generale, dove chiaramente questo numero non viene calcolato, però loro quando vengono sul territorio i rifiuti li producono. Quindi alzano di molto la percentuale di produzione, cioè anzi il numero di chili prodotti pro capite, e questo non viene riconosciuto. E noi per questo veniamo penalizzati in un conteggio che la Regione Piemonte giustamente fa per calcolare le performance dei territori, e di contro veniamo anche sanzionati per questa mancanza. Mi ha fatto moltissimo piacere essere qui questa sera e sentire che ci sono esperienze virtuose, e vorrei dire che ce ne sono assolutamente anche sul nostro territorio dal punto di vista della raccolta differenziata. Mi fa piacere qui avere oggi dei rappresentanti della Società Canavesana Servizi, perché in quel territorio abbiamo un comune che si chiama Barone Canavese, che è il primo territorio della Regione Piemonte per raccolta differenziata. Questo per dire che tutto sommato noi, se ci impegniamo, i risultati li otteniamo. Voglio anche dire che fa piacere, perché si possono sempre imparare nuove cose, soprattutto sulle tecnologie, visto che ci sono due rappresentanti di aziende, le tecnologie in questo settore poi immagino abbiano fatto passi da giganti. Una cosa che mi ha altrettanto confortato e parlare anche di chi poi materialmente questa raccolta la svolge, e qui colgo l'occasione per un appello chiaramente anche a un miglior rapporto da parte di tutti, delle istituzioni, dei cittadini, anche con i netturbini, con le persone che lavorano tutti i giorni per far sì che questo servizio venga svolto. Ci sono spesso condizioni. Non è passato troppo tempo, giusto per ricordare i 2 anni di Covid, dove sicuramente anche fare questo lavoro è stato difficile, è stato complesso, è stato anche esporre tantissime persone ogni giorno a dei rischi, però se lo sono assunto per svolgere un servizio che oramai è di vitale importanza. Cioè i rifiuti non possono rimanere sulla strada, i rifiuti vanno raccolti, e prima di terminare il mio intervento, mi riallaccio invece al discorso delle discariche. Ci tengo a sottolineare che il Consorzio Canavesano Ambiente non gestisce alcuna discarica sul territorio, che tutte le discariche, almeno quelle che erano di competenza, sono sostanzialmente esaurite, sono chiuse. I rifiuti di questo territorio vengono, almeno per quella che è la parte non differenziabile, viene inviata all'inceneritore del Gervido. E sostanzialmente aggiungerei una cosa: l'importanza fondamentale del fare la raccolta differenziata, e quindi io rilancio l'appello del migliorarci per proprio dei banalissimi motivi. Uno, per arrivare a quella tariffazione equa di cui parlava giustamente l'imprenditore. Io dico sempre equa e sono d'accordo, perché è anche ingiusto sventolare la bandiera delle riduzioni economiche per i cittadini come unico incentivo per fare bene una raccolta. Piuttosto è giusto dire al cittadino che fare una buona raccolta dei rifiuti, cioè quindi aumentare la qualità e la quantità del rifiuto differenziato, aiuta sicuramente a contenere i costi. Perché poi ci sono tutta una serie di costi che sono davvero indipendenti e sono costi strutturali. E quindi questo aiuta già a contenere i costi, che è una cosa importantissima, soprattutto in un momento di aumento delle materie prime, magari ci sono poi delle oscillazioni di mercato per quanto riguarda tutte quelle aziende che raccolgono il rifiuto differenziato, giusto per citarne una, tutto il settore della carta, qualche anno fa improvvisamente era la carta, non la ritiravano praticamente più, e quel poco che ritiravano davano veramente più poco, per cui per quanto uno potesse fare una buona raccolta della carta, poi non c'era un mercato a cui venderlo, o più che altro c'era un mercato che pagava poco quella componente. A parte questo, l'altro è sicuramente un dovere che abbiamo dal punto di vista ambientale, ecologico, e questo secondo me è fondamentale, ed è fondamentale nei confronti delle nuove generazioni. Cioè
noi dobbiamo puntare sul fatto che fare una raccolta differenziata e farla bene è un dovere civico, esattamente come comportarsi bene, come rispettare le regole della strada e come tante altre cose. Bisogna puntare su questo e questo deve essere l'incentivo per fare meglio la raccolta. Poi tutti quanti dobbiamo impegnarci a fare ognuno la nostra parte, sicuramente, perché siamo tutti parte di un sistema della raccolta dei rifiuti. Bene, grazie. Mi prende solo il telecomando per le slide. Ok, perfetto. Se nel frattempo riuscite a mandare le slide. Allora, io sono Paola Molina della Regione e vi illustro qui i principali contenuti del piano che è stato approvato a maggio del 2023, quindi è un piano relativamente nuovo, che però è in fortissima continuità con il precedente piano dei rifiuti. Il nuovo piano ha fissato degli obiettivi generali al 2035, ha fissato gli obiettivi intermedi al 2025 e al 2030 e poi ha inserito, non è oggetto di questa serata, ma comunque è un importante titolo relativo alla pianificazione delle bonifiche delle aree inquinate. Le slide sono, sì, forse sono, qualcuna è leggermente fuori, diciamo, è rimasta leggermente tagliata perché sì, i sistemi sono diversi, ma non importa, poi comunque le lasciamo e le si possono distribuire. Gli obiettivi della pianificazione discendono da obiettivi che sono obiettivi comunitari, nazionali e poi ci sono naturalmente quelli regionali. Vediamo un attimo quali sono gli obiettivi del piano. Il primo fra tutti è quello della prevenzione della produzione dei rifiuti. L'obiettivo è quello di arrivare su tutto il territorio della regione ad avere un valore inferiore o al massimo uguale ai 2 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti urbani totali. Questo significa, e parlo di totali, poi andiamo a vedere gli obiettivi per frazioni. Questo significa arrivare ad avere 448 kg all'anno pro capite a livello di subambito di area vasta. E qua vengo anche a rispondere un pochettino all'obiezione di prima. Il subambito di area vasta deve poter verificare anche e graduare eventuali obiettivi, dando magari degli obiettivi più ampi ai comuni che hanno una maggiore presenza di turisti, andando magari a stringere un pochettino le maglie sui comuni che hanno meno presenza di turisti. Poi qualche correttivo la regione comunque lo sta introducendo. Il secondo obiettivo è quello di incrementare la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio. Abbiamo un obiettivo che è veramente ambizioso, quello di arrivare entro il 2035 ad avere un tasso di raccolta differenziata dell'82%. Questo significa arrivare a produrre come rifiuto secco residuo, quindi rifiuto indifferenziato, non ulteriormente riciclabile, meno di 90 kg a testa pro capite all'anno. Vedremo nelle slide successive qualche numero, siamo ancora abbastanza distanti da questo obiettivo. Questo per arrivare all'obiettivo nazionale del complessivo, che è del 65% del tasso di riciclaggio. Perché 65%? Perché per arrivare ad un effettivo tasso di riciclaggio, quindi di recupero effettivo di materia almeno del 65%, bisogna raccogliere in maniera differenziata molti più rifiuti, perché poi le stesse raccolte differenziate hanno degli scarti. Gioco forza. Infatti il piano regionale, nell'ambito della costruzione degli scenari, ha tenuto conto comunque del fatto che gli scarti delle raccolte differenziate vanno comunque trattati e recuperati, almeno dal punto di vista energetico. L'altro obiettivo è quello di promuovere appunto il recupero energetico al fine di ridurre i conferimenti in discarica, quindi massimizzare il recupero energetico dei rifiuti non recuperabili come materia.
diminuire il ricorso al trattamento meccanico biologico per i rifiuti indifferenziati, perché se si arriva a livelli molto alti di raccolta differenziata, il trattamento meccanico biologico perde di significato e rappresenta comunque un passaggio intermedio che, da un punto di vista anche energetico e del trasporto dei rifiuti, è comunque un passaggio supplementare che a questo punto non è più né ambientalmente né economicamente diciamo favorevole, e aumentare la produzione di biogas e biometano dalla digestione anaerobica del rifiuto organico. La minimizzazione del ricorso alla discarica è ovviamente in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si prevede, con lo scenario che è stato ipotizzato, di arrivare a un obiettivo inferiore al 5% in peso dei rifiuti prodotti, dei rifiuti urbani prodotti su tutto il territorio piemontese. E naturalmente anche quello invece di azzerare comunque i conferimenti in discarica di rifiuti urbani biodegradabili e di rifiuti urbani di provenienza extraregionale. L'ultimo obiettivo è quello di garantire il 90% di riciclaggio di scorie e ceneri non pericolose. Con il termovalorizzatore si producono delle ceneri, ma queste ceneri possono andare al recupero e possono essere recuperate sostanzialmente come degli inerti. Quindi anche questo è comunque un altro obiettivo virtuoso che va nella direzione del recupero di materia. L'ultimo è quello di favorire un sistema impiantistico e territoriale secondo il principio di prossimità, garantendo una sostenibilità ambientale ed economica. I due obiettivi sono quello di azzerare il conferimento verso altre regioni di rifiuti indifferenziati o derivanti dal trattamento meccanico biologico. In questo momento abbiamo, diciamo, alcune porzioni di territorio, soprattutto quelle del nord-est che stanno diciamo ancora conferendo in Lombardia la frazione residua, e azzerare il deficit di fabbisogno non soddisfatto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prevista dai nuovi obiettivi di raccolta. Quindi il trattamento dell'organico che tutto sommato sul territorio regionale è già abbastanza diciamo servito da impianti. Però qualche impianto in più, o perlomeno non tanto impianti supplementari ma upgrade di alcuni impianti, potrebbe essere necessario. Che cosa ha fatto il piano? Ha valutato diversi scenari che consentissero comunque un raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari. Ha cercato di definire un metodo analitico e diciamo anche quantitativo di analisi degli scenari. Ha individuato a livello regionale un fabbisogno teorico di trattamento e di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti e ha definito un valore emissivo di riferimento. Non ha individuato la tecnologia per il trattamento finale dei rifiuti, ma ha definito quelle che sono le performance ambientali che devono essere rispettate. Il tutto per arrivare a realizzare un sistema che sia flessibile, che sia in grado di garantire l'autosufficienza di trattamento sul territorio regionale e in grado di fornire garanzie di trattamento e di mutuo soccorso. Questo è sostanzialmente lo schema dello scenario che ha individuato il piano. Adesso è complesso e probabilmente alcuni numeri non si vedono. Porto l'attenzione sulla casella centrale, che è quella della termovalorizzazione, laddove è stato individuato un fabbisogno di termovalorizzazione di 593.000 tonnellate all'anno. Laddove questo è comprensivo di 249.500 tonnellate che sono rappresentate dagli scarti delle raccolte differenziate. Quindi il secco residuo vero e proprio è molto poco, però si aggiungono comunque gli scarti delle raccolte differenziate. Importantissima però è tutta la parte, diciamo, di sinistra dello schema, laddove
diciamo sì, si parla di recupero di materia, di impianti di recupero di materia per tutto quel ciclo di trattamento che concerne le raccolte differenziate, e quindi non solo l'organico, ma ovviamente la plastica, la carta, il vetro, lo spazzamento stradale e tutte le altre frazioni, ivi comprese per esempio i RAE che sono importantissimi. Nell'ambito del trattamento, ovviamente si producono, come dicevo prima, scorie e ceneri che in questo caso diventano comunque, diciamo, per una buona frazione delle materie prodotte di nuovo. Ora, la governance invece del sistema regionale, così come è stata prevista in questo caso non dal piano regionale ma dalla legge regionale 1 del 2018, c'è un ambito territoriale ottimale regionale che definisce, che si occupa dell'organizzazione del servizio. Questo ambito è articolato in subambiti di area vasta, che sono quelli dello schemino di destra, che sono rappresentati fondamentalmente dagli attuali consorzi. Lato regionale è l'ente che è stato costituito a settembre del 2023, che attualmente è in fase di costituzione e di formazione, andrà a sostituire gli attuali ATO su base provinciale e dovrà governare l'individuazione e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato dei rifiuti, quindi fondamentalmente gli impianti per la gestione del rifiuto secco residuo, dell'organico e degli ingombranti. Dovrà affidare anche l'attività di gestione delle discariche esaurite, almeno quelle adeguate ai sensi del decreto 36. I subambiti di area vasta, quindi i consorzi locali, che cosa devono fare? Si occupano fondamentalmente delle raccolte e ovviamente del conferimento a recupero delle frazioni raccolte in maniera differenziata. L'obiettivo è quindi quello di prevenire la produzione di rifiuti, di gestire la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, di trasportare e avviare a trattamento le raccolte, di raccogliere e trasportare i rifiuti urbani indifferenziati e di definire tutte le strutture a servizio della raccolta differenziata. Qui qualche numero, in particolare sulla regione. In questo momento andiamo a vedere in fondo le percentuali generali di raccolta differenziata, siamo intorno al 67,1%, sono dei dati relativamente buoni, ma tutto sommato sulle regioni del nord siamo ancora un po' indietro oggettivamente. Abbiamo una produzione pro capite attuale di 496 kg, ricordate che l'obiettivo era 488, quindi qui siamo abbastanza vicini, mentre siamo decisamente distanti ancora sulla produzione del rifiuto secco residuo. Siamo a 163 kg, laddove l'obiettivo per arrivare all'82% di raccolta differenziata è di arrivare a 90 kg a testa, quindi questa è la vera sfida. Dettaglio di questa zona, il Consorzio Canavesiano Ambiente, prima il Presidente parlava dei due territori che hanno delle performance diverse in questo momento, sulla media siamo intorno al 63%, vedete che in particolare però abbiamo riportato come esempio il comune di Rivarolo, al momento è ancora al 49%, quindi deve ancora fare qualche passo in avanti. Questa è la distribuzione, la si vede sulla cartina dell'indifferenziato pro capite, e quindi vedete che effettivamente i territori montani hanno un pro capite più alto perché sono quelli che risentono dei flussi turistici e che andranno un pochettino compensati con quelli
delle zone di pianura. Questo è un tecnicismo sulla delibera degli abitanti equivalenti che va a rispondere appunto a quello che dicevo prima, che dicevo un attimo fa sul fatto che regione diciamo a breve usciremo con un provvedimento che è volto a compensare o quantomeno a ridurre le sanzioni nei confronti dell'obiettivo di produzione per i comuni turistici, fondamentalmente, che hanno un grosso flusso turistico. Però non mi dilungo perché altrimenti qua diventa noioso. Arrivo invece a parlare di quelle che sono le politiche attive che la Regione sta facendo per riuscire a promuovere il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata. È uscito recentemente un nuovo bando di finanziamento per i consorzi, ai quali i consorzi possono concorrere. In questo momento la dotazione finanziaria è di circa 3 milioni e mezzo di euro, poi speriamo di poter aggiungere qualche risorsa ancora nel corso dell'anno. Si tratta di un bando sportello, quindi un bando che consente la presentazione di domande, è già aperto, ma consente la presentazione fino al 31 ottobre del 2025. Il 31 ottobre del 2025 è il termine per la conclusione degli interventi, il 16 settembre 2024. Il termine per la presentazione delle domande. Sono ammissibili spese di investimento e spese di gestione. Andiamo a vedere però quali sono le linee di finanziamento. Questa è la novità che in qualche modo abbiamo cercato di inserire nei nostri bandi di finanziamento per questo bando di quest'anno, quello di un finanziamento specifico per il miglioramento dei servizi di raccolta nei comuni montani, proprio perché abbiamo cercato di costruire una linea di finanziamento che fosse specifica nei confronti dei comuni montani e delle problematiche che sono completamente diverse dagli altri comuni, dei comuni di pianura. Sappiamo benissimo che con questa linea di finanziamento non si faranno dei grandi numeri in termini di risultati per la raccolta complessivi per il Piemonte di raccolta differenziata, ma è importante che nei comuni montani comunque le raccolte differenziate partano e partano con dei meccanismi che le possano favorire, anche per una ragione culturale. Il cittadino che è tenuto a fare la raccolta differenziata a Torino piuttosto che nei paesi della cintura e che poi va in vacanza nel comune montano, se si trova poi un servizio di raccolta differenziata completamente inefficace, rimane comunque disorientato, ecco. E quindi questo è un pochettino lo spirito di questa linea. Le altre linee ripercorrono quelle già proposte negli anni passati, sono fondamentalmente quelle della riorganizzazione del servizio di raccolta con modalità fondamentalmente quella del porta a porta, sulle aree di almeno 15.000 abitanti. Questo per arrivare a dei risultati attesi che portino la raccolta differenziata almeno al 70%. La terza linea sono quelle per gli interventi per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato in comuni già serviti da raccolta differenziata, e quindi in particolare in questo caso è l'applicazione della misurazione puntuale e della tariffazione puntuale. Io ho concluso, so che sono stata probabilmente un po' lunga, ma
siamo stati tutti lunghi, non sarebbe stato giusto che lei non si accodasse a tutti noi. E adesso passo la parola e lascio a voi decidere chi parla per primo, perché non mi metto in mezzo tra il sindaco di Castellamonte e chi gestisce le discariche, compresa quella di Castellamonte. Solo un vostro contributo più l'invito che facevo, cioè di nei prossimi mesi di provare a fare un tavolo di lavoro, in questo caso sulle discariche, e vedere cosa si riesce a fare. Grazie. Grazie. Capisco che la curva dell'attenzione in questo momento sarà sottoterra praticamente, quindi cercherò di, no, cercherò, sarò sicuramente estremamente sintetico. Molto sinteticamente, io voglio soltanto, voglio iniziare questo intervento in maniera molto semplice, tanto per cominciare per dirvi una cosa. Io lavoro nel campo dei rifiuti, stasera avete avuto un'opportunità pazzesca di ascoltare il buon Macelloni. Macelloni è un monumento, io metterei un monumento di Macelloni in ogni piazza insieme a quello di Garibaldi, per capirci. Non subito, perché normalmente si mettono dopo certi momenti, però ecco. Ma Macelloni va onorato principalmente per quello che può dare lui agli amministratori, perché l'insegnamento di Macelloni, oltre che per i cittadini, anche per noi, ma è per gli amministratori. Perché avere il coraggio di dire che una discarica serve è un atto di coraggio che non ce l'ha nessuno, non l'ha avuto nessuno. Ed è la verità però, perché la discarica serve. Poi ho detto che sarò sintetico, quindi la finisco qua con Macelloni, però dico, avete visto anche un'altra cosa in Macelloni però, la visione. L'occhio al passato, ma la visione verso il futuro, che non è cosa di poco conto. Ma andando un po' ai nostri fatti, io vi voglio segnalare tre cose molto importanti. La prima, la legislazione italiana nel campo dei rifiuti è bambina. Il 152, il testo unico ambientale, è stato fatto nel 2006. A livello giuridico è come se fosse un neonato. Manco ci siamo abituati noi alle regole. Prima del 2006, prima dell'86, la discarica era un buco. Era un buco che si riempiva. E nessuno si andava a interessare di cosa ci fosse sotto al buco e dentro al buco. Dall'86 in poi, sempre di più, ma oggi specialmente, la discarica non è più un buco, la discarica è un impianto. È un impianto di trattamento. Di cosa? Di tutto ciò che noi produciamo, e che non si può bruciare, non si può riciclare, non ci può fare nulla. E questa roba da qualche parte la dobbiamo mettere. Dove la mettiamo? La mettiamo nella discarica. La discarica si trasforma da buco pieno di schifezze, si trasforma nella cassaforte di un qualche cosa che chissà, forse la tecnologia un domani potrebbe anche recuperare. Non lo sappiamo, però è un posto circoscritto, è un posto che non inquina. Cioè, chi gestisce una discarica, io mi vanto di gestire una discarica e di essere un disinquinatore, non un inquinatore, perché l'idea che c'è nella testa è che chi gestisce rifiuti sia un inquinatore. No, chi gestisce rifiuti e li gestisce bene è un disinquinatore, non è un inquinatore. Terzo cosa che vi voglio sottoporre alla vostra attenzione in maniera più importante, stasera avete parlato, perché è chiaro, sono i problemi di tutti i giorni, i problemi di tutti voi. Ma in realtà l'Italia, dati ISPRA, produce 20 milioni di tonnellate di rifiuto. Di questi 20 milioni, i rifiuti solidi urbani rappresentano un terzo, quasi 5 milioni di tonnellate. Quindi l'Italia produce
15 milioni di tonnellate che provengono dall'industria. Sapete che differenza passa tra il rifiuto industriale e quello casalingo, quello rifiuto sudurbano? La qualità del rifiuto, perché signori, esiste anche una qualità nel rifiuto, cioè il rifiuto che è proprio una monnezza di rifiuto e il rifiuto invece che è un bel rifiuto. L'industria produce un bel rifiuto. Chi lavora in fabbrica di voi, o comunque potete anche immaginarlo, arriva il pezzo da montare, arriva in un imballaggio, ecco, l'imballaggio diventa rifiuto, ma io che tratto il rifiuto so che quella plastica, quel cartone, quella materia che compone l'imballaggio viene correttamente differenziata, cioè il cassone che quando lo vado a prendere nell'industria sono sicuro che quella è tutta plastica. Non è come quando vai nella città che nella plastica ci trovi pure il rifiuto organico. Allora, sappiate che, per esempio, io stasera, ecco, in questo contesto c'entro poco perché la mia azienda tratta maggiormente rifiuti industriali. Che caratteristica hanno? Hanno la caratteristica di non puzzare, semplice, perché sono inerti, sono per la maggior parte inerti, sono per la maggior parte non riutilizzabili, quindi danno meno fastidio. Noi in quanto azienda, siccome abbiamo rilevato una vecchia azienda pubblica, operiamo sia anche sul Rivarolo e sul Rivara, dove ci sono due discariche che sono ormai chiuse, sono, si dice, in post mortem. Noi con tutti e tre i comuni, con Castellammonte, con Rivara e con Rivarolo, in particolare con Rivarolo, il sindaco, abbiamo un progetto di essere di fotovoltaico nella discarica, perché il terreno della discarica certamente non ci puoi costruire sopra, ma un pannello fotovoltaico lo regge. Per Rivara abbiamo un progetto di recupero e di bonifica della discarica che sottoporremo alle autorità comunali per poter, perché quella è una discarica vecchissima, antecedente all'86. Su Castellammonte stiamo ancora lavorando e, se mi consentite, la situazione di Castellammonte, di quella discarica, è cambiata da così a così, e come potrà sentire il sindaco del resto, al quale cederò volentieri la parola. E anche lì, poi dopo, ci stiamo inserendo nel tessuto. Io voglio dirvi questo, smettiamola di pensare al rifiuto come un peso, cerchiamo di cominciare a pensare al rifiuto come una risorsa, cerchiamo di pensare alle imprese che fanno rifiuti come dei delinquenti, cominciamo a pensare alle imprese che fanno rifiuti come una risorsa per il territorio, perché noi possiamo essere una risorsa per il territorio, già lo siamo, perché laddove possibile cerchiamo di aiutare il territorio in tutte le maniere. E con questo penso che per stasera vi ho seccato abbastanza. Dopo grazie Lorenzo, buonasera, anch'io sarò assolutamente sintetico. Grazie Lorenzo, grazie a Canavese Riformista. Per quanto riguarda Città Metropolitana, io direi che siamo, lo ha detto la dottoressa Molino, ha fotografato perfettamente la situazione. Regione Piemonte Legifera, i consorzi gestiscono, quindi Città Metropolitana da questo punto di vista è assolutamente marginale dal punto di vista dei rifiuti. Qualcosa in più dice sulle discariche e su due punti invece, i due punti sui quali voglio dire alcune cose sono: A, la discarica, parliamo di cose locali, ecco. A, discariche, B, raccolta rifiuti. Allora, per quanto riguarda la discarica, lo dico io, Francesco, la discarica di Vespia ha cambiato faccia da quando c'è la nuova gestione di AgriGarden. Ha giustamente detto Francesco,
Poi quella, la situazione di quella discarica è una situazione un po' particolare, perché la prima parte era il buco dove sono entrati dei rifiuti, mentre la seconda parte è quello che ha detto poc'anzi Francesco, che sta andando verso il termine e quindi è iniziata, quindi anche noi non è che siamo proprio all'anno zero, è iniziata, è da un po' di tempo che c'è una interlocuzione tra l'amministrazione comunale e AgriGarden per quello che sarà il futuro di quel sito, e quindi valuteremo assieme il comune, assieme all'azienda, assieme ai cittadini evidentemente, quello che andrà a capitare a questa discarica. Sicuramente molti passi avanti sono stati fatti dal punto di vista ecologico, per esempio è stato messo in funzione un percolato dotto che oggi consente consente il fatto che non arrivino più tanti tir, tanti camion, e quindi un risparmio di emissioni di CO2, che non sono sempre banali, che non è sempre scontato. Quindi alcune cose positive ci sono e stiamo cercando di gestirle. Per quanto riguarda la raccolta, è evidente che c'è stato questo nuovo bando, c'è stato questo nuovo appalto, diciamo le cose come stanno. C'è un po' di protesta su questa questione dei bidoncini, dei contenitori che sono un po' troppo piccoli. Lasciatemi dire, se facciamo la riflessione assieme tutti, e se dovremo fare dei correttivi, io credo, Valerio, che dovremo parlarci e trovare delle soluzioni, però la raccolta differenziata funziona se vi è una collaborazione, un lavoro assieme tra il consorzio, il comune, l'azienda che raccoglie e i cittadini. Dobbiamo imparare a fare la raccolta differenziata. Ed è evidente che l'opzione bidoncino più piccolo sia dovuta al fatto che dice, vabbè, se mettiamo il bidoncino più piccolo magari si cerca, cioè l'idea è quella di indirizzare l'utente, il cittadino, a fare meno rifiuti, ma qua c'è un difetto a monte, che sono le leggi, cioè qua abbiamo troppi imballaggi, quello è il problema, abbiamo troppi imballaggi. E quindi se non cambiamo le cose a monte, è evidente che a valle non riusciamo a veicolarle bene, ed è evidente che soprattutto per quanto riguarda la carta e la plastica, i bidoni piccolini sono troppo piccoli. Questo è il problema. Allora dobbiamo trovare la soluzione, però dobbiamo trovarla assieme. Dobbiamo trovarla assieme. Per quello che concerne l'amministrazione di Castellamonte, c'è anche l'assessore all'ecologia lì, Patrizia, stiamo facendo di tutto, stiamo cercando di trovare delle soluzioni. Io ribadisco l'impegno dell'amministrazione, ma soprattutto il fatto che ragionando assieme si possono trovare le soluzioni e sicuramente possiamo poi progredire anche noi verso percentuali un po' più accettabili, perché oggi davvero sono inaccettabili. Chiudo con dei punti particolari. Noi sappiamo benissimo a Castellamonte quali sono i punti critici, i punti nevralgici critici da risolvere. Abbiamo iniziato, a me spiace che non ci sia la Tecnoservice, e magari, però abbiamo iniziato un'interlocuzione, io credo che debba continuare e debba essere implementata l'interlocuzione con Tecnoservice, però assieme sicuramente riusciamo a risolverli questi problemi. Grazie. Lorenzo.
Io penso che sia tutto giusto quello che avete sentito stasera, nel senso che noi cittadini dobbiamo fare meglio, le amministrazioni devono fare quello che possono come opera di persuasione. Il Consorzio Canavesano Ambiente mi sembra ben disposto nel cercare di trovare delle soluzioni, però lasciatemi dire una cosa, e ve lo dice uno che per lavoro, penso abbastanza bene, altrimenti non lo farei da 25 anni, si occupa di acquisti. Se io mi fossi azzardato a fare un acquisto come è stato fatto recentemente, per cui i cassonetti non si attaccano ai mezzi e viene fatto un acquisto generalizzato uguale per tutti, se io avessi fatto questa cosa io non farei da 25 anni gli acquisti, perché mi avrebbero fermato 24 anni e mezzo fa, se non prima. Quindi sì, diciamo ai cittadini che devono fare un po' più i cittadini, diciamo alle amministrazioni che devono fare un po' più le amministrazioni, però diciamo anche alle aziende che si possono sforzare un pochettino di più e soprattutto che ascoltino, perché io mi sono preso personalmente dell'incapace da un responsabile di Tecnoservice, proprio perché dicevo la stessa frase che ho detto a voi, io sono 25 anni che mi occupo di acquisti e sentirmi dire da un responsabile di Tecnoservice, mi sembra di aver capito che ci sono i responsabili di SCS stasera. Mi fa piacere se ci sono, giusto, vero? La mail che ha ricevuto SCS l'ha ricevuta insieme a Tecnoservice. SCS è qui stasera, mi sembra di aver capito che Tecnoservice non c'è, se non c'è mi dispiace molto, perché ripeto, tutti dobbiamo migliorare, ma i primi a dover migliorare e i primi a doversi risedere al tavolo, che io spero che il Consorzio Canavesano Ambiente apra insieme alle amministrazioni, le associazioni di cittadini e Tecnoservice, è Tecnoservice, perché quando io da consigliere di frazione mi sono sentito dare dell'incapace per questi motivi che vi ho detto, cioè i cassonetti non si attaccano al mezzo, le immagini che voi avete visto collega Rossi non sono replicabili da noi perché non si agganciano, quindi è inutile che ci prendiamo anche in giro, bisogna anche dire le cose come stanno, e cioè che qualcuno convinca Tecnoservice a sedersi al tavolo e a correggere almeno in parte una rotta che è schiantarsi contro gli scogli se fossimo una nave. Quindi ripeto, qui manca stasera, ci siamo tutti, io mi devo impegnare di più come cittadino, io come associazione mi devo impegnare di più, il Consorzio Canavesano si impegna di più, le imprese di più, le amministrazioni di più e la Tecnoservice. Quindi io spero che nei prossimi mesi, perché l'obiettivo principale stasera era far vedere che c'erano tutti gli ingredienti e sperare che un'azienda che da mesi si sente dire da noi, colgo l'occasione che ci sono persone del gruppo Raccolta Insostenibile che in questi mesi si sono portati il peso addosso di cercare di sensibilizzare su una campagna di sostituzione dei cassonetti che evidentemente sta avendo molte criticità, che sono state segnalate in tutte le salse con raccolte firme, con segnalazioni ai comuni. Ripeto, io spero che i comuni e il Consorzio Canavesano Ambiente riescano a convincere Tecnoservice a sedersi a un tavolo insieme a associazioni e cittadini e trovare una quadra, perché quello che c'è a oggi fino adesso è tutto fuorché una quadra, e prendere una decisione la più facile possibile, la più veloce possibile, e poi che i cittadini, non dico la frase che stavo per dire, ma che si arrangino, e non è giusto, perché io che vivo in mezzo ai cinghiali o uno che vive in centro a Rivarolo, come possono avere lo stesso cassonetto? È veramente una roba inspiegabile. Se fosse ancora quello dell'Enea, spingerei a fare una ricerca scientifica su come può essere far passato questo messaggio senza che nessuno alzi il ditino e dica niente. Quindi, e mi fermo, spero che nei prossimi mesi saremo tutti quanti piacevolmente sorpresi, perché si comincerà di nuovo a parlare della raccolta dei rifiuti e dei correttivi da mettere in campo, in corso d'opera, perché sono da mettere in campo. Niente, quindi io mi fermo qui, io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, se qualcuno ha una domanda, anche se è tardi, io sfrutto il fatto di avere le persone qui presenti fino all'ultimo secondo, se volete potete fare delle domande, se non ve la sentite adesso potete scriverci, le rivolgiamo noi alle istituzioni, se le raccogliete da vostri amici e conoscenti nelle prossime settimane faremo la stessa cosa. Come ultima cosa che vi chiedo, se avete voglia,
un evento come questo o le nostre attività mese per mese costano tanto tempo libero e non solo quello, se vi è sembrato interessante, se volete aiutarci a organizzare altri eventi, a organizzare nuove discussioni sui rifiuti, non sono l'unico argomento dei tanti che dobbiamo cominciare a mettere, a risolvere, perché non sono stati risolti negli ultimi anni. L'ultimo sforzo che vi chiedo, per chi avesse piacere, se avete voglia di darci un contributo, potete fare la tessera nella nostra associazione nel banchetto che c'è in fondo, un piccolo contributo di 5 euro per chi avesse voglia. Per chi avesse voglia di partecipare alle nostre riunioni, fatelo, perché abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di nuovi suggerimenti, nuove idee, nuove energie, e abbiamo bisogno di essere in tanti per fare quello che ho appena finito di dire, e cioè cercare di convincere tutte le persone coinvolte e gli enti a darsi tutti, compresi noi cittadini, una mano e uno sforzo in più. Per cui grazie a tutti. No, ne approfitto perché c'è un invito. Vieni pure. Buonasera, dato che si parlava di collaborazione dei cittadini con le istituzioni, avevo anticipato prima che volevo dare una lettera al dottor Valerio Grosso, è così? Giusto. Dato che non è una domanda, a questo punto voglio che sia una domanda pubblica, è una richiesta di collaborazione, abbiamo raccolto molte firme, più di 2000 famiglie in poco tempo hanno firmato per dire che non erano molto contenti del nuovo servizio. Siamo sicuri che la collaborazione e il dialogo ci possano portare. Qui c'è una domanda che è una domanda di appuntamento, un incontro da avere con voi entro febbraio, se possibile, in cui ci troveremo e potremo così insieme scambiarci delle opinioni. Tutto qui. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Niente, quindi grazie a tutti, chi volesse darci una mano vi invitiamo a fare la tessera e a sostenere le nostre iniziative, e grazie ancora per essere stati qui, spero che sia stata una serata interessante per voi, grazie.